Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata del Punto Punto Web, che questa sera iniziamo con qualche minuto di ritardo solo per piccoli problemi tecnici. Diciamo che anche questa sera spazieremo dalla politica alla letteratura e all'arte. Oggi avremo come ospiti intanto Daniele Marino, che conosciamo bene, la cui vicenda, insomma, seguiamo già da tempo, il papà della piccola di Zafferana Etnea nata Monorene. Poi andremo a Giarre e parleremo con il neo assessore Alfio Previtera e con il sindaco Angelo Danna su tutta una serie di interventi che si stanno attuando a Giarre. E nella seconda parte invece spazio alla letteratura con Giovanna Criscuolo e Filippo Di Mauro, autori del loro primo libro A quattro mani, Rifrangenza, e poi chiuderemo con Sandy Sciuto che ci darà consigli di lettura. Avremo anche il contributo importante del giornalista Alfio Giuseppe Grasso. Vi ricordo che siamo in diretta Facebook, potete inviarci domande e commenti e potete seguirci contemporaneamente anche su 01 TV e su GS Produzioni Video. Iniziamo subito e andiamo a Zafferana Etnea dove ci attende Daniele Marino. Daniele Marino. Buonasera Daniele. Buonasera Daniele. Buonasera, buonasera a tutti voi. Buonasera, benvenuto. Benvenuto. Grazie. Noi insomma ci conosciamo, più volte ti abbiamo avuto ospite e seguiamo il vostro caso da vicino. Lo ricordiamo brevemente, tu sei, insomma, tu e Magda siete i genitori della piccola Gaia, nata Monorene. Abbiamo seguito tutta quanta la vicenda travagliata per il riconoscimento dell'invalidità, invalidità che è stata riconosciuta, ma vi è stata riconosciuta un'indennità di frequenza. Questo significa che nonostante le cure costose, così ogni mese deve essere sottoposta a Gaia, non potete insomma usufruire di un contributo economico se non quando Gaia inizierà a frequentare l'asilo sostanzialmente. Sì, noi diciamo, dopo che abbiamo iniziato la nostra battaglia per il riconoscimento dell'invalidità di Gaia, riconoscimento, perché ti ricordo ai telespettatori che mia figlia è nata con una malformazione congenita, cioè questa malformazione consiste la mancanza del rene sinistro. Noi da lì abbiamo iniziato l'iter per il riconoscimento, dove in prima battuta ci è stata negata e abbiamo iniziato una vera e propria battaglia. Dopo tante battaglie abbiamo, diciamo, abbiamo vinto il 50%, perché a Gaia è stata riconosciuta l'invalidità con problemi persistenti a compiere gli atti quotidiani della sua età, però c'è stata riconosciuta un'indennità di frequenza. L'indennità di frequenza, nonché la bambina deve compiere almeno, no, almeno deve compiere un'età, avere l'età di 3 anni e frequentare o un asilo pubblico o un asilo privato, almeno che la bambina già non era, diciamo, indirizzata a un iter sanitario già programmato, che noi eravamo all'oscuro di ciò. Stiamo continuando la nostra battaglia per l'avere riconosciuti i diritti di Gaia, perché non siamo soddisfatti in merito. E ci siamo agganciati ad un'associazione, si chiama Associazione per il Bambino Nefropatico, che è proprio per le malformazioni congenite, in questo caso per la mancanza di un rene, o monolaterale o bilaterale, però bilaterale sono casi molto, molto, molto rari. E diciamo che continueremo la nostra battaglia grazie all'appoggio dell'associazione che si trova a Milano. Io ringrazio loro che mi hanno dato subito supporto
livello morale che burocratico. A livello burocratico ancora non siamo, diciamo, avviati, però abbiamo già un appoggio che a noi ci fa piacere, siamo onorati di farne parte. E diciamo che questa battaglia, io penso che ci saranno altri genitori, almeno che non si vogliono, diciamo, mettere al nostro fianco. Sicuramente abbiamo visto che peraltro questa patologia è anche diffusa, e, abbiamo visto che anche proprio nel territorio vicino ci sono altri casi. Sì, ci sono altri casi, come lei anche sa, di bambini nati con questo tipo di malformazione. E diciamo che cercherò, io e mia moglie cercheremo in tutti i modi di far conoscere questo tipo di malformazione congenita, che qui è, diciamo, all'oscuro. Qui viene considerato, sì, va bene, sempre al solito, siamo alle solite, che con un rene si vive tranquillamente, però sì, è vero che si vive tranquillamente, però ci sono dei però e contro. Questa sera, Daniele, tu diciamo, vuoi fare anche un appello nello specifico, proprio perché sei disoccupato da diversi mesi e appunto, oltretutto da poco è nato anche un altro bambino e quindi insomma c'è la famiglia, una famiglia da mantenere e ricordiamo appunto queste spese mediche di Gaia che sono notevoli. Sì, io prendo l'occasione e io innanzitutto vi voglio ringraziare in merito di darmi anche l'occasione di, oltre a parlare al caso di mia figlia, di prendere l'occasione di lanciare un appello. Io sono un'ex guardia giurata, ho esperienza come guardia giurata, ho esperienza come magazziniere e anche mi adatto ad anche altri lavori. Purché non mi diano la dignità di padre di mantenere la mia famiglia. Sì, le spese di Gaia sono notevoli. Io prendo un piccolo sussidio in merito al reddito di cittadinanza e io ringrazio ciò di avere questo. Però non mi dà quella dignità di padre di mantenere la mia famiglia. Di avere un pezzettino di pane in più, e non in più, a me lo stretto necessario a casa. Infatti, voglio lanciare un appello: se qualcuno di buon cuore mi potrebbe aiutare a trovare qualsiasi tipo di lavoro, io non mi creo problemi di nulla, ma un lavoro, perché tutti i lavori sono dignitosi, io voglio avere la dignità di padre di andarmene a lavorare. E dare anche la dignità ai miei figli che padre dà loro. E allora noi speriamo che questo appello arrivi a qualcuno che possa darci delle risposte. Mettiamo anche il nostro canale a disposizione, per cui chi ci voglia scrivere, appunto, ti gireremo eventualmente i contatti, quindi potete scriverci anche al punto web in privato, chiaramente. E altrimenti, Daniele, se vuoi dare anche il tuo recapito telefonico o la tua mail. Assolutamente sì, assolutamente sì. Il mio numero di cellulare è 377 347 9194. Lo ripeto, 377 347 9194. Per chi fosse mi può dare una mano d'aiuto, io ne sarei grato a vita. E speriamo appunto che tramite noi, insomma, tramite i nostri media possa arrivare qualche offerta. Noi ci salutiamo, Daniele, e ti facciamo Grazie. sicuramente il nostro in bocca al lupo. Ci seguiamo sempre, siamo sempre vicini alla vostra famiglia e facci sapere eventuali aggiornamenti. Certo, indubbiamente. Io vi ringrazio, voglio ringraziare te, Rita,
che come sempre sei vicina alla mia famiglia. Io porto i saluti anche di mia moglie Magda, che è dall'altro lato con i due bambini, sia con Gaia che con Franceschino. Niente, un abbraccio e spero a Dio che ci fosse realmente una persona che mi dia una mano d'aiuto. Grazie mille a tutti voi. Grazie Daniele, noi salutiamo te e Magda e tutta la tua famiglia. Buonasera. Grazie. Una buona serata anche a voi. Andiamo avanti e puntiamo i riflettori su Giarre. Andiamo a conoscere uno dei neoassessori giarresi che è Alfio Previtera, che è in videocollegamento. Buonasera. Buonasera, buonasera a voi tutti, buonasera a te Rita Patanere, buonasera e grazie ancora dell'invito della tua trasmissione, il punto web. Grazie, grazie a lei di aver accolto il nostro invito. Allora, Alfio Previtera, lo ricordiamo, neoassessore, le deleghe sono sicurezza urbana e decoro urbano, protezione civile, promozione, volontariato e associazionismo, sviluppo e programmazione economica e politiche agricole. Tante deleghe anche abbastanza impegnative. Andiamo con ordine, andiamo a capire quali sono i progetti a breve termine e a lungo termine, quindi cosa già si sta facendo e cosa si vuol fare, insomma, nei pochi mesi, diciamo, che restano anche dell'amministrazione d'Anna. Bene, sicuramente queste deleghe, come ha già detto lei, sono delle deleghe molto impegnative. Ciononostante, per il tempo a disposizione che diciamo che ho, che è molto breve da qui alle elezioni, ovvero sia da adesso, diciamo fino a giugno, qualora le elezioni sono a giugno, ma no, questo non c'è certezza al momento, perché tutto dipenderà dalla situazione epidemiologica che è in continuo, diciamo, evolversi. Detto questo, vorrei brevemente dire, in ordine a quello che mi è stato chiesto, e in particolare alla sicurezza urbana, ex polizia, che io mi sono posto degli obiettivi a brevissimo termine, a medio e a lungo termine. Andiamo per ordine di quello che io ho pensato, e che comunque tutto quello che io ho pensato è frutto anche di un dialogo sia con il dirigente dottor Canova Maurizio, sia chiaramente con il sindaco, ma ovviamente anche con gli altri colleghi assessori, che in qualche modo facciamo un team per, come dire, andare incontro alle esigenze delle varie aree che abbiamo le responsabilità. Bene, detto questo, quello che mi sono posto è, per quanto riguarda un obiettivo a breve termine che riguarda la Polizia Municipale, riguarda il parco autovetture. Significa, ho già chiesto al dirigente di fare dei preventivi in modo tale che riusciamo a comprendere quali di queste autovetture è possibile recuperare e inoltre vedere di metterli in uso alla polizia urbana. Detto questo, ci potrebbe essere anche l'ipotesi, e di questo lo stiamo prendendo in considerazione, di poter prendere in leasing alcune di queste autovetture. C'è da notare che queste auto sono molto vetuste, nel senso che l'anno di immatricolazione è abbastanza datato. Quindi vedremo cosa è possibile recuperare e cosa invece è possibile dismettere. Detto questo, oltre
diciamo, questa questione riguardante l'autoparco, c'è da dire anche di degli strumenti in dotazione che dovrebbero avere. Infatti sono in arrivo, ma io di questo ne do solo notizia, perché il dirigente che ha fatto un progetto, e che su questo progetto sono in arrivo degli strumenti informatici che saranno dati in dotazione ai vigili urbani. Ancora, sempre nel breve, proprio oggi abbiamo discusso di dedicare dei locali ad uso di alcuni vigili urbani che si occupano del controllo, perché sta per partire il controllo della raccolta differenziata, soprattutto su quei cittadini che non fanno la differenziata in maniera corretta. Questo sarà fatto anche tramite, e anche questo è in arrivo, ma ripeto, quello che sto dicendo non è una cosa che è solo mia, nel senso di averla attenzionata io, ma sono coinvolte anche gli altri assessori, e mi riferisco alle telecamere e alle fototrappole. Questa è una cosa che avverrà a breve, perché già si è messo, diciamo, in atto questo processo virtuoso che porta appunto dopo una campagna di educazione che è durata per lungo tempo, forse adesso è venuto il momento di cominciare a fare le multe. E ovviamente assessore, infatti le telecamere sono importanti anche per sorvegliare il territorio, perché ci sono stati, continuano ad esserci purtroppo fenomeni di microdiscariche che abbiamo visto, però in questi giorni sono state anche rimosse in diversi punti della città. Tra le altre cose vorrei ricordare che questo ha un costo alla collettività non indifferente, e che comunque è un danno all'immagine della città, e che non finiremo mai di fare un appello a tutti i cittadini che è possibile, soprattutto per quanto riguarda gli ingombranti, utilizzare l'ecopunto che si trova a tre punti ed è aperto il lunedì, il martedì e il sabato dalle 7 alle 11:30, e questa è una cosa che dobbiamo fare, perché è molto importante, anche perché non è concepibile che una città possa ancora registrare queste discariche che hanno, come ho già detto, un costo non indifferente per la collettività. E per quanto riguarda le telecamere, volevo semplicemente completare dicendo che queste telecamere non saranno fisse, saranno delle telecamere mobili che verranno spostate, e quindi da questo punto di vista si capisce bene che l'intenzione è quella di controllare il territorio a 360 gradi. Detto questo era, per quanto mi riguarda, a breve termine. Io quando dico a breve termine intendo dire entro febbraio. Abbiamo avuto modo di dialogare, di discutere, di collaborare fra di noi e giungere a queste conclusioni. Per quanto riguarda la sicurezza urbana, a medio termine, significa marzo-aprile, prevediamo, e siamo già in corso di preventivi, la sostituzione del semaforo nella zona centrale di Giarre, significa con un semaforo intelligente. Credo che sia necessario far funzionare l'unico semaforo cittadino, ma questo non toglie che, per quanto riguarda il semaforo del Monumento dei Caduti, sarebbe opportuno, e stiamo lavorando in questo senso, per poter riattivarlo in maniera lampeggiante. Già da oggi do notizia che a Santa Maria della Strada è stato ripristinato il semaforo, ma in maniera lampeggiante, perché in questo momento noi riteniamo che potrebbe essere un deterrente la questione di averlo lampeggiante. È un'attenzione che riguarda i veicoli possibili pedoni che attraversano le strisce pedonali.
A proposito di strisce pedonali, e questa è una cosa che sempre stiamo facendo di concerto con l'assessorato all'urbanistica, ovvero sia Camarda, io prevediamo la segnaletica orizzontale e verticale innanzitutto negli assi centrali commerciali, ovvero sia via Gallipoli e Corso Italia, di cui una parte in centro è già stata fatta, ma di concerto con l'assessore Camarda vedremo di poterle estendere a Corso Italia ed ovviamente nelle zone di Viale Libertà e strade limitrofi. Ovviamente non dimenticandoci delle frazioni. Già una frazione, per esempio, che è San Giovanni Montebello, da questo punto di vista è stata fatta. Noi intanto ricordiamo chiaramente che siamo in diretta, quindi se si vogliono fare anche delle domande in tempo reale, chiaramente l'assessore risponderà. E intanto si è collegato anche il sindaco Angelo Danna, e noi lo salutiamo, era stato trattenuto e non era riuscito a collegarsi subito, siamo felici sindaco che ce l'abbia fatta, insomma, buonasera. Buonasera a voi, scusate il ritardo, ma sono qui ben volentieri come sempre, grazie. Assessore Previtera, prego, scusi se l'ho interrotta, anzi continui. Io continuo ben volentieri, però ovviamente se il sindaco vuole intervenire io mi fermo subito, ovviamente, mi sembra fin troppo ovvio. Stavamo parlando, sindaco, delle deleghe che mi ha affidato, di cui io ringrazio sicuramente per la fiducia che ha avuto nei miei confronti. Bene, detto questo, stavamo parlando di... ora dirò delle cose che riguardano le deleghe, sicuramente, anche perché non voglio rubare troppo tempo al sindaco, che riguardano alcune cose che, come dire, che ci siamo prefissi sempre, perché tutto quello che io dico non è solo una mia idea, ma è frutto di collaborazione e di coordinamento con gli altri assessorati. Riguarda soprattutto la questione dello spostamento del mercato del giovedì. Significa che il mio collega Limura aveva già predisposto un progetto di spostamento del mercato del giovedì, perché la via Federico di Svevia, come sappiamo tutti, è una via di fuga di giarre e che è necessario lasciarla libera anche il giorno di giovedì. Lo spostamento avverrà nella zona del pala ghiaccio, così si dice, da quelle parti. È necessario fare gli stalli, quindi è necessario l'intervento di un altro assessorato per poter fare questi stalli, e che questo prevediamo che avvenga fra fine febbraio e marzo, perché in cantiere ci sono tante altre cose che si deve occupare, diciamo, l'esiguo numero di dipendenti del comune di Giarre che riguardano soprattutto la manutenzione. Bene, detto questo, ancora è un'altra questione che riguarderà il mercato rionale in Piazza Ungheria, dove verranno allocate degli ambulanti, e anche questo mi preme dire che è un progetto che aveva già iniziato l'assessore Di Mura quando aveva la delega ai fiere e mercati, ma che di comune accordo e di concerto faremo. Bene, detto questo, potremmo parlare di ancora piccole cose che riguardano altre mie deleghe. In particolare, una delle deleghe molto importanti è quello che riguarda lo sviluppo, la programmazione economica e le politiche agricole. Mi sembra fin troppo ovvio instaurare un rapporto con le categorie produttive, ovvero sia con le associazioni di commercianti che con le associazioni artigiane. Sarà mia preoccupazione nel mese di febbraio incontrarli, e soprattutto vorrei ricordare a tutti, in questo momento di grandissima difficoltà per le imprese, sia esse commerciali sia esse artigianali, è necessario avere un rapporto con queste categorie in modo da capire come poter programmare un'azione di rilancio, perché sappiamo benissimo lo stato in cui
versano le attività produttive. Infine, concludo, ma ci sarebbe molto da dire, però vorrei lasciare giustamente il tempo al sindaco, che avrà tante altre cose da dirci. L'ultima cosa che mi piacerebbe è guardare con attenzione il regolamento delle affezioni pubbliche ed in particolare l'utilizzo degli spazi pubblicitari. So perfettamente che gli spazi pubblicitari hanno bisogno di una focalizzazione, nel senso che c'è bisogno che le ditte che utilizzano questi spazi lo utilizzino in maniera corretta, ma che soprattutto non lasciano ai bordo strada manifesti già utilizzati. Questo è un cattivo costume che va cambiato. Io per il momento credo di aver detto o aver messo tante canne al fuoco. Ovviamente la cosa che mi piace dire, e finisco, tutto questo è il frutto di una collaborazione col sindaco e con i colleghi assessori. Certo. Intanto arriva una domanda nello specifico. Antonio Mercurio, ma l'apertura dell'ospedale quando è prevista? Bene. Non lo so, intervengo io a questo punto e mi introduco sul tema. Intanto rinnovo i miei saluti a tutti quanti. Il tema dell'ospedale che è stato sollevato dal signor Mercurio è sicuramente centrale. Voi sapete che peraltro in un periodo di grave difficoltà come quello attuale se ne avverte a maggior ragione il bisogno. Peraltro la crisi sanitaria, voi sapete che tocca il Covid, ma indirettamente tutti gli altri servizi, perché chi purtroppo ha avuto necessità in questo periodo di avvalersi di cure specialistiche o mediche o ospedaliere, ha visto veramente quanto è difficile conciliare le varie esigenze. In questo si inquadra il nostro ospedale. Il nostro ospedale che doveva essere, aveva in un primo momento visto come data di completamento lavoro ottobre e poi slittati a dicembre, tendenzialmente ormai è pressoché pronto da un punto di vista infrastrutturale, quindi sono stati completati i lavori edilizi, manca un apparato che a causa del Covid, perché noi a volte giustamente pensiamo al Covid come il problema prettamente sanitario, ma al Covid, faccio un esempio, si collega che magari un'impresa che doveva mandare o costruisce, realizza dei manufatti, ha dovuto interrompere la produzione perché ci sono stati blocchi, perché ha dovuto mettere in cassa integrazione gli operai, perché magari qualcuno, se sono aziende medio-piccole, magari purtroppo qualcuno dei dipendenti o il titolare ha avuto questa sventurata avventura di imbattersi con questo male, e conseguentemente tutto questo inevitabilmente porta in diversi settori dei rallentamenti. Anche in questo caso, diciamo, una serie di fattori hanno fatto sì che si slettasse a gennaio, ma ormai veramente credo deve arrivare solamente questa attrezzatura che deve essere montata, è quella Luta, è una macchina che tratta l'aria all'interno del pronto soccorso. Sotto questo profilo, diciamo che da qui a poche settimane sarà completato tutto. Rimane un problema serio. Poche settimane, chiaramente non possiamo dare una data certa. No, però il problema serio, vi dicevo, è legato ai medici, perché in un momento in cui ci accorgiamo che hanno difficoltà le strutture a trovare medici da inserire nei vari reparti, in particolare i medici di pronto soccorso, in particolare i medici anestesisti, in particolare anche gli ortopedici, come figure professionali più difficile da ritrovare. Quindi, completato l'opera da qui a breve, sarà necessario creare uno zoccolo duro di personale che deve far lavorare e partire operativamente a pronto soccorso. So che l'ASP ha fatto dei bandi, ha chiesto mobilità, credo che però su questo tema bisogna veramente riconcentrare le nostre energie, e quindi rispondo al signor Mercurio che, trovati i medici, l'ospedale è pronto per ripartire. Trovarli in questo momento di difficoltà è sicuramente ancora più complesso. Io veramente mi auguro, con lo sforzo di tutti, chiederò insieme ai colleghi sindaci del distretto, che dove magari ci sono ospedali che hanno più personale, quindi hanno possibilità di cederne qualcuno verso il nostro ospedale, lo facciano. Quindi
Io veramente mi augurerei che sia questione ormai di qualche mese, ma dobbiamo trovare necessariamente le figure mediche in particolare, perché a livello di infermieri, a livello di altre figure di contorno, si stanno acquistando, ripeto, tutte le attrezzature, i tecnici, insomma, questo personale in qualche modo si sta rinvenendo. Il problema serio è la figura professionale del medico. Certo. Quindi questione di alcuni mesi, mi auguro veramente, per vedere partire nuovamente l'ospedale di cui abbiamo tutti sinceramente bisogno. Riportiamo anche un altro commento del signor Mercurio, che dice: riportiamo i medici spostati ad Acireale. Ma vede, anche qui, signor Mercurio, io so che di Giarre, non solo ad Acireale, ma ci sono diversi medici che lavorano anche in pronto soccorsi e in strutture ospedaliere fuori da Giarre. Noi, per riportare questi medici a Giarre, non basta l'ospedale, bisogna che un medico, e in particolare i primari che saranno nominati, gli aiuti medici, sentono fortemente il desiderio che questo ospedale funzioni. Un ospedale funziona se le persone che ci lavorano e tutti noi cittadini della zona troviamo in questo ospedale le risposte che cerchiamo. Quindi possiamo rinvitare a venire di quelle persone, ecco, sicuramente un certo numero di medici saranno ad Acireale, altri probabilmente saranno andati in pensione o saranno anche a Catania. Però ripeto, se il nostro ospedale diventa appetibile, già ha la fortuna di essere facilmente collegata con le autostrada, è un luogo tutto sommato baricentrico, della nostra città abbiamo sempre esaltato proprio questa collocazione logistica, quindi Giarre potrebbe essere appetibile anche per il medico che vive o risiede fuori verso la città, ma dobbiamo veramente crederci in questa struttura. Io non dimenticherò mai quando di questo ospedale era aperto e tutti dicevano: ma chi ci vai a fare l'ospedale di Giarre? Permettetemi la battuta in siciliano per capirla, ma cosa andiamo a fare in un ospedale che se ci vai lì quasi quasi ti ammazzano? Queste sono parole brutte, tristi, che non aiutano, che in quel periodo non hanno aiutato il nostro ospedale. Ritorniamo, facciamo ritornare i medici correttamente anche che sono andati via, ma soprattutto tutti quanti, a cominciare da noi fruitori dei servizi, cominciamo a ritenere questo ospedale veramente un punto di riferimento per la salute di questo territorio. Quindi tutti insieme sono sicuro ci riusciremo. A proposito di interventi, appunto all'inizio abbiamo annunciato diversi interventi che in questo periodo si stanno facendo a Giarre. Ecco, diciamo, oltre insomma agli interventi nelle scuole, ci sono anche degli interventi proprio nelle strade, ma nelle strade di Giarre, anche l'importante questione dello sgombero di alcune micro o maxi discariche. Sì, abbiamo, devo dire, veramente negli ultimi mesi, e sta continuando in queste settimane, abbiamo concentrato numerosi sforzi condensando e permettendo di avviare una serie di cantieri, dei quali parecchi progetti ovviamente erano stati costruiti nel tempo, alcuni risalgono anche a qualche anno fa, con la possibilità, con l'ausilio, con l'impegno anche degli uffici comunali, che io ringrazio, qui vengono coinvolti un po' tutti, l'ufficio tecnico, l'ufficio finanziario, l'ufficio manutenzione e in generale la prima area, ecco, tutti gli uffici, la quarta area per quanto riguarda i rifiuti, ecco, tutte le funzioni hanno fatto uno sforzo per seguire quello che era un indirizzo molto forte che abbiamo dato come amministrazione. Noi abbiamo utilizzato risorse che sono prevalentemente provengono da risorse dello Stato, penso ai finanziamenti legati all'ex tassa, alla cosiddetta TASI, che è stata abolita, ma lo Stato dà a tutti i comuni dei contributi in proporzione alle proprie dimensioni, penso alle somme date per il relamping e l'efficientamento energetico, e penso anche a parte delle somme comunali che noi abbiamo ottenuto con gli oneri di urbanizzazione. Ecco, tutto questo ci ha permesso di avviare tanti cantieri. Le scuole ne abbiamo, sono in fase di completamento interventi praticamente su 4 scuole, dalla Collodi, che è stata totalmente ristrutturata, alle scuole di Tre Punti e San Camillo, le scuole dell'infanzia ed elementare, ma anche penso che in questo momento stiamo lavorando sull'ex acquario, che
in realtà ormai non poteva essere purtroppo più utilizzato per quello scopo, stava andando in malora, ma noi lo stiamo trasformando appunto in una struttura che potrà ospitare scuola, la scuola per adulti CPIA. Ma ancora penso al tetto della scuola Montalcini, dove appunto esiste sia il CPIO che la scuola media del secondo istituto comprensivo. Ecco, questi per citare le scuole, ma le caldaie, ecco, l'efficientemente energetico, quindi abbiamo cambiato la caldaia al Verga e purtroppo ancora, spero soltanto veramente entro domani si possono completare tutti gli allacci, perché messa la caldaia... Sì, proprio in questi giorni, lo ricordiamo, ci sono state delle polemiche legate al riscaldamento nelle scuole, ma appunto ha spiegato che era proprio un problema legato sia ai ritardi per problemi insomma anche di fornitura, di approvvigionamento legati al Covid, che appunto in alcuni casi è stata cambiata proprio la caldaia, come stava dicendo appunto Sindaco. Sì, tra l'altro cambiare la caldaia, noi ci siamo accorti quando gli operai sono intervenuti che tutte le piastre erano piene di residui e di materiale che avrebbe, se noi avessimo acceso la caldaia immediatamente, rischiavamo nel giro di pochi mesi di vederla danneggiata con un servizio non adeguato, perché l'acqua che era in circolo era totalmente piena di ruggine, piena di detriti. E questo non potevamo permettercelo, capiamo il disagio, a me dispiace perché molti genitori mi scrivono, io capisco il periodo è stato particolarmente freddo, poi tra l'altro è anche vero che spesso si deve areggiare, quindi per certi aspetti il caldo e il freddo non, certamente non giova ai bambini che sono dentro le classi, perché da una parte vengono riscaldate ma poi devi aprire la finestra, quindi ci vuole anche un'attenzione a far sì che i bambini appunto siano tutelati. Però al di là di questi aspetti, ripeto, ormai siamo agli sgoccioli. Noi avevamo una caldaia alberga che non era più utilizzabile, era a gasolio, mentre adesso sarà a metano, era per certi aspetti anche pericolosa perché era molto vetusta, la manutenzione non era più sufficiente a farla funzionare. La stessa cosa alla Monsignor Alessi, altra scuola dove noi abbiamo installato con questi fondi che appunto ci sono stati dati per fare sia il relamping che l'efficientamento energetico, siamo intervenuti anche lì e da ieri, avantieri, già in quella scuola c'è la nuova caldaia che funziona e si sono risolti i problemi. E sempre per il relamping vorrei ricordare, stiamo intervenendo nella vicina Piazzetta Immacolata, dove la cosiddetta Bambinopoli, per chi come me ormai è da Giarese di parecchie generazioni, insomma ricorda da bambino, era il luogo dove si andava, tutto quel quartiere era la Bambinopoli, ecco lì stiamo rifacendo l'illuminazione nuova, come sarà fatta nella villa di Margherita, e noi procederemo al relamping di tutte le frazioni, di tutte le piazze delle frazioni gerresi e le strade vicine alle piazze. Questo è importante perché l'anno scorso, ricorderete, tutto il centro storico fu portato a relamping. Poi stiamo realizzando diverse bambinopoli, tornando alla Bambinopoli, non solo appunto lì a Piazza Immacolata saranno installati dei giochi, ma sono 8 ad oggi le piazze o gli slarghi, sia nel centro ma anche in tutte le frazioni, dove ricollegheremo nuovi giochi per i bambini. E non vorrei dimenticare, in questo momento sono in corso i lavori nel Parco Jungo, che diventerà un parco inclusivo, quindi un parco dove sia ragazzi, diciamo, normodotati che diversamente alibili avranno la possibilità di andare, di giocare e di incontrarsi. Tra l'altro sono in corso anche lavori di ristrutturazione perché c'erano stati alcuni problemi anche nell'anfiteatro. Ecco, è un cantiere veramente aperto, abbiamo asfaltato diverse strade, oggi abbiamo avuto la possibilità di realizzarne 4, via Maria Santissima del Carmelo, e la parte di via Finocchiara Aprile verso dove c'è il ponte verso Santa Maria la Strada, e la via Principe di Piemonte, dove dico ai nostri ascoltatori che se n'è fatta metà perché l'altra sarà interessata da lavori di scavo da parte dell'Enel, che poi avrà il compito di completare è quello che è il rifacimento dell'altra parte della careggiata mancante, e così come anche il corso Matteotti, che veramente anche tanti residenti un po' mi fa sorridere, ma in senso positivo mi hanno detto finalmente possiamo avere una strada dopo tanti decenni che è significativa. E mi permetto di ricordare anche problemi atavici, penso all'allagamento costante di via dei Paoli, a me personalmente mi fu segnalato in questi anni tante volte, perché era un problema sia di deflusso delle acque sia come dire di detriti che arrivavano dalla vicina Sant'Alfio. Ecco, sono stati fatti lavori che
penso veramente risolveranno quasi in toto un problema che forse si trascinava da, mi dicono, anche da oltre 50 anni. Così come abbiamo fatto gli interventi, qua vedo le foto in questo momento del Palazzo delle Culture, anche lì da decenni, appena pioveva, purtroppo l'acqua, non trovando sfogo naturale, allagava tutti i locali a pian terreno del Palazzo delle Culture. Con gli interventi effettuati questo problema dovrebbe essere stato risolto. Ecco, io ho voluto fare veramente una carrellata veloce. Sì, a proposito appunto di allagamenti, Assessore Previtera, fra i progetti c'è anche quella di approntare un piano di protezione civile. Sì, sì, grazie, mi sentite? Sì. Sì, sì, proprio, infatti stavo intervenendo dicendo proprio questo qua. Il piano di protezione civile è addirittura d'arrivo e noi ci speriamo che entro marzo, se non prima, di poterlo, di avere questa dotazione che, come dicevo, è in piano e in addirittura d'arrivo. Io mi sono sentito già con il responsabile di protezione civile, ci siamo dati una data entro cui capire bene se siamo addirittura d'arrivo o ancora abbiamo bisogno di altro tempo. Si sono attivati determinati rapporti con la protezione civile provinciale, che già si era data disponibile, ma sono stati riattivati questi rapporti e mi auguro che presto possa essere data questo piano alla città, che è molto importante. In più, per finire, perché era una cosa che ho dimenticato, c'è qualcuno che vuole intervenire? No, prego, prego. C'era un'altra cosa che ho dimenticato, perché nella fretta di lasciare la parola al sindaco ho dimenticato di parlare della promozione del volontariato e associazionismo. Anche qui mi preoccuperò a breve di fare un incontro online con queste associazioni, con il responsabile dell'associazione, perché per intanto li voglio ascoltare e poi vedere un attimino insieme come poter operare per il bene della città, di cui il volontariato ne è un emblema, nel senso che io provengo da questo ambito e quindi sono particolarmente sensibile. Bene. È una forza importante questa, in tutte quante le città, una risorsa importante chiaramente da sostenere. Lei parlava appunto di un coordinamento, è importante che ci sia un coordinamento proprio tra associazioni appunto e che operano nel campo del volontariato. Sì, sicuramente è molto importante, perché vorrei ricordare che in un periodo di lockdown diverse organizzazioni di volontariato sono stati presenti sul territorio e hanno svolto e continuano a svolgere un ruolo molto importante di supporto di determinate sacche di povertà, che sappiamo perfettamente in numericamente quanti sono. Sappiamo anche che molte di queste persone sfuggono per dignità ai servizi sociali, alle varie Caritas e ai vari banchi di solidarietà, ma che comunque svolgono un ruolo fondamentale. Io lo chiamo un ruolo sussidiario importante. Assolutamente. Sindaco D'Anna, andiamo a quelli che sono poi invece dei problemi annosi, possiamo dire, per Giarre. In questi giorni, anzi proprio ieri, c'è stato un incontro fra il legale appunto dell'ente incaricato per difendere il comune del nuovo RUP per la gestione del contratto della sosta a pagamento. Siete stati presenti appunto alle operazioni di stima del parcheggio multipiano di via Principessa Iolanda. Chiariamo questa questione, sindaco.
Noi praticamente siamo venuti a conoscenza tramite una lettera che ci era stata inviata la scorsa settimana, che sarebbero state avviate delle procedure di stima sul parcheggio Yolanda, a seguito di un'azione eseguita da creditori, non veniva indicata in questa lettera, nei confronti della Giare Parcheggi, per cui si intendeva utilizzare questo bene come garanzia di questo credito. Chiaramente immediatamente mi sono attivato insieme alla Giunta, ho nominato questi avvocati che sono poi gli stessi che stanno seguendo un arbitrato che fu a sua volta avviato da Giare Parcheggi nei confronti dell'ente e che ieri appunto ho voluto essere presente insieme all'avvocato, insieme al RUP, nel momento in cui sono venuti l'avvocato e l'ingegnere che aveva il compito di fare una stima. Quindi è come se per un bene che è di proprietà dell'ente, voi sapete che il parcheggio multipiano è l'unico bene che dopo i, stavo per dire, famigerati 40 anni di concessione che è stato, sono stati concessi a partire dal 2008 alla Giare Parcheggi, sarà l'unico bene che dovrebbe alla fine rimanere di proprietà dell'ente. Ma come si fa a ignorare, a utilizzare il bene di un altro a garanzia dei propri debiti? E questo è un punto interrogativo molto forte che verrà ovviamente a seguito della nostra azione, i nostri legali immediatamente interverranno verso il giudice dell'esecuzione che, ripeto, nella fase di avvio dei procedimenti nessuno ha mai formalmente coinvolto il Comune di Giara, è come se all'insaputa del Comune qualcuno stesse portando avanti questo percorso giudiziario di cui per caso a un certo punto veniamo a conoscenza. Quindi immediatamente noi interverremo, ribadiremo che la proprietà di quel bene è del Comune di Giare, ma a mio avviso dovremo anche capire come mai si stesse realizzando una situazione così abnorme per cui i beni di un altro venissero utilizzati a garanzia dei propri debiti. Detto questo, semmai la vicenda che i cittadini giaresi non hanno mai digerito, perché attenzione, non perché le strisce blu e il parcheggio multipiano, lo abbiamo sempre detto, non siano funzionali a una più ordinata gestione della mobilità cittadina, ma abbiamo sempre detto che non può essere gestito secondo un approccio quasi di occupazione militare del territorio, cioè non si può immaginare di trarre il massimo profitto da un servizio che viene gestito senza tenere conto delle esigenze della cittadinanza. E queste esigenze sono ad esempio quelle dei commercianti, sono quelle dei residenti, per i quali avrebbero potuto e dovuto essere avviati in maniera più seria, più come dire, efficace delle possibilità di fare degli accordi, di fare degli abbonamenti. No. Che vivono in certe strade non hanno possibilità di lasciare la macchina, eppure stanno lì, eppure non hanno il garage, quindi hanno difficoltà. La mezz'ora, quante volte si diceva all'inizio abbiamo dovuto lottare, sperimentalmente fu effettuata, fu introdotta questa mezz'ora, salvo poi al termine di un anno fu detto all'ente che non era stata conveniente e fu tolta. Ma io potrei portare un altro esempio e poi magari completo, cioè avevamo chiesto tramite il RUP di valutare se fosse opportuno in questo periodo anche evitare di far pagare la sosta a pagamento durante queste settimane. Era una proposta, era una valutazione rimessa alla società. La società di converso ieri ha scritto dicendo: siccome noi vabbè sospendiamo la sosta, però il Comune pagherà il mancato utilizzo da parte dei cittadini. Ora, premesso che ovviamente abbiamo rigettato, chiesto al gruppo immediatamente di precisare che è una scelta che andava fatta secondo opportunità da parte dello stesso ente gestore, ma ancora una volta abbiamo dovuto segnalare che non è un lavorare insieme nell'interesse dei più, è ancora una volta una gestione, come dire, strettamente di un interesse privato che per carità va messo in conto perché la concessione è stata data anche per realizzare dei profitti, ma non può essere il profitto l'unica cosa che è stata tenuta in evidenza dal momento in cui si sono insediati e fino a quando durerà. Voi sapete che su questo, come amministrazione, alla luce anche delle risultanze che sono emerse in seno all'arbitrato, abbiamo più volte segnalato già ai dirigenti preposti l'opportunità di approfondire questo tema per giungere, noi riteniamo,
anche alla possibilità di una risoluzione del rapporto. E siamo in attesa che queste carte maturino. Io non voglio più dilungarmi nel parlarne, spero di poter parlare con voi quando si concretizzeranno significative e concrete atti amministrativi e giudiziari. Sì, ricordiamo che secondo l'accordo attuale rimangono ancora 28 anni, mi pare, con la Giarre Parcheggi. Sì, io ricordo, non dimenticherò mai il video fatto da tanti giovani giaresi che all'epoca proprio interpretarono l'inizio di entrare dentro questo parcheggio multipiano quando venne inaugurato e alla fine uscendo erano già vecchi. Quasi a significare, ecco, 40 anni sono un tempo veramente abnorme. Io credo che non si trovino analoghi, simili situazioni, non in Sicilia, neanche in Italia e credo neanche in Europa. Non voglio allargarmi oltre perché andremo verso paesi sudamericani o che vengono considerati di terzo e quarto mondo, però 40 anni è un tempo veramente immemorabile. Tra l'altro per un'opera che alla fine ha avuto un project finanziato per meno di 2 milioni di euro, quindi non è un'opera che ha investito 50 milioni, 80 milioni, quindi i tempi di rientro dovevano essere necessariamente lunghi. Qui parliamo di aver dato un parcheggio multipiano, 800 e passa stalli sul territorio, se non vado errato, sul territorio, tra l'altro nel centro storico e tra l'altro, ripeto, con una condizione di dialogo difficile che c'è stato in questi anni. Quindi, ripeto, nel rispetto per carità dei rapporti, oggi sono il sindaco, vengo anch'io come l'assessore Alfio Previtera dal mondo dell'associazione e io ringrazio ovviamente tutto quel mondo del volontariato, della solidarietà, della sussidiarietà che prima veniva richiamato. Vengo da quel mondo, oggi da sindaco mi pongo come un ruolo istituzionale, ma io faccio il sindaco per difendere sicuramente gli interessi della mia città e dei miei concittadini e questa è una di quelle cose che a mio avviso dovrà essere risolta prima che scadano i 28 anni. Andiamo adesso a trattare un'altra questione che è quella degli alloggi di Contrada Rovettazzo, degli sfollati meglio di Contrada Rovettazzo, ma prima andiamo a leggere un altro commento che è arrivato di Angelo La Rosa. I servizi ospedalieri a Giarre sono più che di eccellenza, vedi la cardiologia che con un terzo dei medici rispetto ad Acireale ha attuato un numero di prestazioni 3 volte maggiore di quello acese. Occorre invece un monitoraggio costante e quotidiano affinché non si continui a perpetrare depauperazione dei servizi, anche dei più banali. Monitoraggio che il Comitato Cittadino Giarre Rivogliamo l'Ospedale opera costantemente ed attende, come il Consiglio Comunale di Giarre, la nuova roadmap. Io ricordo ad Angelo La Rosa che prima ancora del comitato dal 2008 ci sono associazioni che si occupano di ospedale che in quella fase storica venivano perpetrate, ahimè, come oggi si tenta di fare anche, ma già all'epoca furono fatti tanti sottrazioni e furti tra virgolette di reparti. Io ricordo che si cominciò nel 2008 con la pediatria, poi si andò al punto nascita, poi si andò alla cardiologia, all'ortopedia, poi si è tolta la chirurgia, poi si arrivò al pronto soccorso, poi finalmente cambia un po' l'atteggiamento e dice basta, abbiamo perso tutto e dobbiamo cominciare a riprendere qualcosa e su questo ci ritroviamo tutti d'accordo. L'atteggiamento è semmai quello di una collaborazione leale, reciproca, da parte di tutti coloro che hanno a cuore la sanità. Io, ripeto, insieme a tanti altri, da 12 anni abbiamo sempre tenuto un atteggiamento che è rimasto univoco nel tempo, a difesa dei servizi. È vero che ci sono servizi d'eccellenza, è come negare che ad esempio c'è ancora oggi un reparto di medicina e geriatria che sta facendo un ottimo lavoro e che veramente ha dato degli ottimi risultati. Come negare che c'è un servizio di radiologia, di analisi cliniche che possono, fanno e possono fare ancora di più per la cittadinanza. Quindi assolutamente la vigilanza va fatta. Chiaramente mi permetto di dire la roadmap di cui si cita è frutto di incontri che si sono fatti periodicamente col dottore Lanza. È anche vero che con realismo il dottore Lanza in questo momento abbiamo avuto nel periodo delle interlocuzioni telefoniche con lui, col direttore sanitario dell'ospedale di Giarre,
ma è chiaro che in questo momento è vero che c'è un problema che si chiama Covid, c'è un problema che si chiama vaccinazione, c'è un problema che, voglio dire, non possiamo sottovalutare. Quindi la roadmap è corretta, il Consiglio Comunale in un atto di indirizzo espressa la necessità che si stesse puntualmente presenti, attenti sul tema, è una cosa che giustamente ci tocca fare, ma lo facciamo a prescindere dal ruolo, e sono sicuro, l'ho detto prima, che da qui a poche settimane in un incontro che andremo a programmare col direttore generale ci verranno date delle ulteriori date. Le date, come tutte, ovviamente poi si deve stare attenti a che non vengono sforate, tranne che ovviamente per motivi di urgenza, imprevedibilità o necessità che possono sempre capitare, e alcune le ho dette prime, sono anche legate alla situazione di difficoltà che è derivata dalla crisi generale legata al Covid. Quindi sono d'accordo nel concetto di carattere generale, sono d'accordo che già ha avuto ed ha ancora oggi delle eccellenze che vanno salvaguardate. Con realismo dico, se deve affrontare gli argomenti, li deve affrontare in modo pragmatico, tenendo conto delle condizioni con cui ci si confronta ogni giorno. Noi saremo attenti insieme, spero, a tutta l'opinione pubblica, al comitato, alle associazioni, al Tribunale del Malato, ne potrei citare tanti che veramente nel tempo, da 12 anni, da allora ad oggi, hanno dato ognuno il proprio contributo. Sì, diciamo soltanto che Angelo La Rosa poi commenta sostanzialmente dicendo che la nostra emergenza è da oltre 5 anni e non per il periodo Covid. Ma vede, io non faccio polemica, non ho nulla da aggiungere. Su questi temi ecco quello che è la differenza. La rete era una rete di soggetti, erano tanti e hanno lottato quando qualcuno diceva che l'ospedale non funzionava. Poi qualcuno si è accorto che l'ospedale non funzionava ed era necessario. Quindi io faccio parte di quelli che c'erano prima e ci sono oggi. Altri, ognuno risponda delle sue ragioni. Poi chiederemo dove era eventualmente il signor La Rosa quando si lottava da 12 anni a questa parte per l'ospedale. E poi Gianfranco Grasso scrive anche chirurgia con il dottor Russo e la sua equipe. Credo il nominato. Russo, certamente, il dottor Russo è un'eccellenza, un gerrese. Tra l'altro lui è responsabile dell'unità operativa semplice di chirurgia, per cui già oggi Aggiare ha un ruolo importante. Noi, ed è anche riferimento ad Acireale, ovviamente, proprio per la sua eccellenza. Il dottore Russo, come il dottore Finocchiaro, come tanti altri medici, ora ne salterò qualcuno, che da Aggiare hanno dato veramente il loro contributo negli ospedali, sia di Acireale e non solo. Ecco, abbiamo una classe medica anche di qualità che deve dare e può dare un grande servizio al nostro ospedale. Però ribadisco, se i cittadini e i medici e gli operatori non sono i primi, gli operatori per la loro professionalità e i cittadini per il loro impegno ad utilizzare il proprio ospedale, anziché parlarne male e andare fuori, questi sono i presupposti perché l'ospedale veramente riparta. Andiamo allora adesso alla vicenda appunto degli sfollati di Contrada Rovettazzo. Per questo argomento siamo anche in videocollegamento con Alfio Giuseppe Grasso, che è l'altro giornalista che si è occupato da vicino della questione, che ha incontrato lo scorso mese anche gli sfollati, sia appunto quando il 28 novembre mi pare c'è stato il crollo del balcone. Insomma, Alfio potrà darci la voce, insomma, degli sfollati. Alfio, buonasera a tutti. Buonasera a tutti, ciao Rita, buonasera sindaco, assessore, buonasera. Sì, mi sono ritrovato a seguire questa vicenda ed effettivamente ci sono stati degli sviluppi e ieri siamo andati ad incontrare le famiglie rimaste sfollate nella sede di via Berlinguer, dove sono state spostate, e quindi lo so se vuoi fare partire il contributo. Sì, vediamo il contributo video, appunto le interviste che insomma hai raccolto tu, Alfio. Delle famiglie sfollate dalla palazzina di Rovettazzo ancora non si è conclusa, anzi ancora è in pieno del suo percorso, perché come anche ha affermato lo stesso sindaco Danna, alcune famiglie hanno trovato
sistemazione, ma altre sono state semplicemente spostate. Siamo qui nel nuovo luogo di residenza di quattro di questi nuclei familiari che sono rimasti senza ancora alloggio. Ci hanno trasferito qui venerdì facendoci firmare un foglio che attestava che noi entro 7 giorni comunque dovevamo lasciare l'alloggio. Il sindaco su questo ci ha rassicurato dicendo che via da qui non ci manda, però comunque la situazione qui è insostenibile perché non abbiamo acqua calda, non abbiamo riscaldamenti, perché una volta perché finiva il gas, una volta perché non funziona la caldaia e nonostante varie sollecitazioni siamo comunque al freddo e senza acqua calda, per di più in una stanza con dei letti e un bagno. Non possiamo mangiare qui, non possiamo lavarci qui a questo punto perché non c'è acqua calda, non possiamo lavarci i vestiti e in un momento di questo, visto che siamo in zona rossa, è anche complicato spostarsi per andare dai parenti per necessità primarie come appunto il mangiare o lavarci noi stessi o anche gli indumenti. Siamo al freddo con anziani e bambini. Per di più volevo chiarire dei punti che ha scritto il sindaco in un post su Facebook rispondendo a Cardillo, che mi difendeva perché il sindaco aveva detto come osi, aveva usato il termine, telefonarmi al numero privato. E su questo il sindaco mi ha richiamato l'indomani, mi ha chiesto scusa per come mi aveva parlato e varie cose. Gli altri punti sono: è vero che è stato stanziato il contributo l'11 di dicembre alle famiglie di 3.050 euro da dividere in 4. Solo che noi questo contributo l'abbiamo avuto solamente ieri e non tutto, solamente una parte. Sulla parte degli affitti, la somma non è esattamente quella che ha scritto il sindaco nel post, perché appunto è visionabile da tutti nel bando pubblico del comune e le cifre non sono proprio quelle. Qui è vero, ci ha dato la stanza, però c'erano i mobili nuovi, come ha scritto lui, ma i mobili nuovi erano questo letto, la cassettiera e l'armadio, tutto il resto l'ha portato la Protezione Civile, quindi non abbiamo niente. Lui dice che ha sgomberato l'alloggio che è stata data alla famiglia Giuffrida, allora io chiedo a questo punto, visto che è in autorità di farlo, di sgomberare altri 4 alloggi e darci una sistemazione dignitosa in modo che almeno possiamo mangiare, lavarci e stare al caldo quantomeno. Ci sono i termosifoni che non funzionano o per una cosa o per un'altra? Sì, o per il guasto della caldaia o perché finisce la bombola. Anzi, volevo ringraziare il senatore Anastasi perché è venuto qua di persona un giorno e ci ha pagato lui 2 bombole, ha chiamato direttamente la ditta e ce le ha fatte anche consegnare. Anche le assistenti sociali sono state gentilissime, sempre disposte anche fuori dall'orario di lavoro, ci hanno portato una sera la pizza, altre volte altri generi alimentari e sono state sempre reperibili. E poi un'altra cosa, è vero che noi abbiamo ottenuto in parte, per come ho puntualizzato prima, queste cose, ma non in tranquillità, perché noi per ottenere ciò siamo andati più volte al comune, una volta abbiamo anche usato delle maniere non molto delicate e nonostante ci fosse la macchina del sindaco là sotto lui non è sceso, non si è fatto vedere. Altre volte siamo dovuti entrare di forza fino al terzo piano nella sua stanza per parlare con lui. Una volta sola abbiamo avuto l'appuntamento e quasi tutte le volte siamo usciti a mani vuote, a parte una che è stata il 15 quando ci ha dato il foglio con la delibera per gli affitti con il bando. Quindi le abbiamo ottenute sì, ma facendo guerra. Adesso noi o abbiamo una casa o questa guerra la continuiamo, perché comunque qua non possiamo stare, o l'IACP o lui, qualcuno deve darci una sistemazione, siamo persone e vogliamo, non chiediamo lusso, non vogliamo una villa, anche un'altra casa popolare, l'importante è che ci sia dove cucinare, dove lavarci e dove dormire, fine. Sindaco D'Anna, andiamo a rispondere a... il comune insomma si è diciamo subito attivato, perlomeno nei comunicati appunto inviati, appunto ha spiegato che fin da subito si è attivato nonostante l'edificio fosse di proprietà comunque dello IACP di Acireale. Ah, sindaco, non la sentiamo perché non c'è l'audio. Mi sente? Ora sì. No, dicevo, intanto va premesso che purtroppo i comuni in generale non sono attrezzati per affrontare le emergenze abitative, nel senso che i comuni non hanno ad oggi, e nonostante questo, diciamo, capitano un po' ovunque situazioni di emergenza, ma mancano proprio
edifici o strutture o appartamenti che vengono lasciati disponibili ad affrontare eventuali situazioni di emergenza. Quindi quando si verificano, dalla grande città al comune di medio come Giare o al piccolo comune, un sindaco non ha a volte gli strumenti o i luoghi dove poter mandare con facilità le persone che si trovano in questa difficoltà. Ora, detto questo, al di là di ricostruire, è giusta la somma, non la somma, è chiaro che alla somma che era stata indicata nel bando a cui faceva riferimento la signora Martina, noi ovviamente abbiamo aggiunto anche quei soldi di cui lei parlava che recentemente hanno ricevuto, e chiaramente se queste somme venissero utilizzate per la casa, probabilmente i conti quadrano con quello che è stato scritto nel comunicato, ma non è la questione questa. Il problema è che c'è un immobile su cui evidentemente nel passato nessuno ha fatto manutenzione. Gli stessi inquilini, questa cosa non può omettersi, parlano che negli anni più volte avevano segnalato danni e problemi potenziali alla palazzina e non è successo nulla. Ovviamente nel momento in cui si verifica quella situazione di pericolo, la prima cosa che si guarda è salvaguardare l'incolumità delle persone e metterle in una condizione di salvaguardia. Nell'immediato il comune si attivò per trovare una collocazione, fu individuata una struttura alberghiera, ci saranno sicuramente anche su questo poi problematiche legate ai pagamenti eccetera, ma adesso voglio dire, dopo questa prima fase abbiamo attivato questo primo bando di cui si parlava con un piccolo aiuto economico, si è attivato un ulteriore bando una scorsa settimana per cercare casa. Però cercare casa significa, da una parte, che chi ha le case da affittare li mette a disposizione, e dall'altra, mi permetto di dire, chi deve andarci ad abitare in qualche modo si convinca che deve trovare una casa dignitosa. Ma speriamo che, insomma, chi la deve avere, cioè le persone che sono rimaste senza casa, e chi le deve affittare, io li invito a poter trovare un punto d'incontro, perché qualche abitazione, credo che noi abbiamo attivato tutti i mediatori della zona. Poi vede, il comune dà un supporto, però molto dipende anche dalle persone che devono aiutarci a risolvere il problema. Quindi io inviterei, ho sempre detto ai signori che sarebbe opportuno che anche loro girino, cerchino qualche abitazione da affittare, si sono rivolti a un'agenzia, noi abbiamo affiancato altri mediatori, quindi lo sforzo di trovare una soluzione è grande. Poi io non perché voglia parlare così, io vorrei sottolineare che qualche assessore di questa amministrazione è andato a prendere insieme alla Croce Rossa le strutture di cui si parlava, qualche assessore di questa amministrazione ha comprato di tasca propria le stufe che ieri sono arrivate, proprio perché ci siamo resi conto del freddo. La caldaia non funzionava perché quel centro da 6 anni aperto di fatto non è stato utilizzato, e le caldaie quindi hanno avuto infiltrazione d'acqua e le hanno danneggiate seriamente. Come vede, ogni cosa ha sempre un perché. Noi abbiamo mandato più volte le ditte specializzate, l'idraulico, l'impiantista, e purtroppo non era una soluzione che si poteva trovare dall'oggi al domani, perché ci hanno detto che queste caldaie nel corso dei 6-7 anni che sono state montate hanno preso acqua ed oggi hanno seri problemi di utilizzo. Ma al di là di questo, noi quello che vogliamo dire anche rispetto all'OIACP, l'OIACP ci ha detto adesso che di queste famiglie parecchie sono abusive, e purtroppo essendo abusive per l'OIACP non sono persone che in qualche modo vanno da parte loro tra virgolette salvaguardate, e dicono che semmai ancora una volta il comune è il sindaco che deve trovare una soluzione. Quindi come vedete il problema è di tutti, ma non può essere solo un ente a doverlo affrontare. Quando io ieri ho risposto alla sollecitazione che mi veniva data dal signor Alberto Cardillo, la mia era una reazione forse, se volete, anche forte, ma che è dettata dal fatto che noi abbiamo fatto una serie di cose a fronte del fatto che ad oggi lo IACP, mi permetto di dire, al di là di dire che avrebbe mandato dei tecnici per capire quali erano i danni e cosa fare, sono passati 60 giorni, cioè io ho quasi 2 mesi di tempo, per cui l'ente proprietario, cioè l'ente che in qualche modo ha il bene in proprietà, ancora deve far fare una perizia approfondita per capire che tipo di intervento si deve fare, i tempi che occorrono e i costi che occorrono. E ricordiamo
la polemica con Alberto Cardillo, per chi non la conoscesse. Ma io non ho, allora, non è una polemica. Io dal dottor Cardillo vengo ad apprendere che in tutti gli organi di stampa dice: ma cosa sta facendo il sindaco del comune per risolvere questo problema? Allora la mia risposta è stata quella di dire quello che noi avevamo tentato di fare, a fronte probabilmente del fatto che, ripeto, ad oggi lo IACP si è limitata a dire che queste persone erano quasi tutte abusive, si è limitata a dire che loro potrebbero al più sospendere i pagamenti di quelli che li pagavano, e che da una telefonata avvenuta nell'arco di pochi giorni dopo l'evento avrebbero mandato qualcuno a capire che tipo di danno e che tipo di intervento dovevano fare. Ora io le polemiche le voglio chiudere, non amo farle, però se vengo ovviamente toccato da sindaco rispondo nel tono che ho ritenuto ieri fosse di dover dare. A me interessa incontrarmi con lo IACP, con il dottore Sicali, per il quale peraltro avevo avuto una telefonata anche cordiale nei primi giorni, e che sono certo avremo modo di risederci, di incontrarci e trovare una soluzione. Però non è possibile, un sindaco non può da solo affrontare situazioni così complesse. La proprietà è dello IACP, lo IACP dipende dalla regione, la regione ha sicuramente più risorse di quelle che ha un comune, il comune di Giarre sta facendo un grande sforzo per rispondere a un bisogno di questo genere. Io rassicuro la signora Martina e tutte le persone che sono venute, mi dispiace che non sono state fatte entrare, che il fatto che è stato usato costume violente, hanno rotto un vetro, che il sindaco vedono se c'ha la macchina o non c'ha la macchina, che hanno il numero privato del sindaco. Devo dire, tutto questo è normalissimo, sono d'accordo. Sono sicuro che il tentativo è stato fatto al numero privato del presidente dello IACP, al numero privato del presidente della regione, a tutti i livelli. No, non è questo il tema. Il tema è che se ci sediamo tutti insieme e vogliamo affrontare e risolvere il problema, arriviamo a una soluzione. Altrimenti ci sarà un momento. Io ricordo che a Catania, non un piccolo comune, una situazione simile, hanno dato 3.000 euro alle persone e gli hanno detto: adesso trovati una soluzione tu. Situazioni simili del crollo di una palazzina avvenuto un po' di anni fa. L'ho letto recentemente dalle cronache di un giornale locale. Quindi, se vogliamo risolvere il problema, dico alla signora Martina, dico alla signora Irina, dico alle signori Tetto, dico a tutti quelli che sono lì, che sono stati con me il 30 di dicembre, mentre io avevo un consiglio da giustamente gestire alto, sono stati con noi dalle 10 di mattina alle 5, 6, 7 di pomeriggio, così come è avvenuto il 15 di gennaio, così come è avvenuto in altre circostanze. Quindi, se noi avessimo voluto essere in questo senso molto rigidi, non, a un certo punto mettevamo una barriera, diciamo: ci dispiace, questo non è avvenuto, i signori sono stati accolti, ove possibile anche con la giusta attenzione e cortesia da parte di tutti. Ed è un dovere di uomini, di istituzioni. Però ripeto, se vogliamo risolvere il problema, allora chi deve affittare case sappia che il comune dà garanzia rispetto alle somme stanziate a poterle pagare direttamente nei loro confronti. Chi deve avere la casa, provi a guardare, ci sono tante locasi, affittasi in giro per la città, ci dia tra virgolette una mano e si dia una mano in questo senso. Io posso confermare la mia disponibilità, quella dei miei assessori che hanno fatto tutto quello che era nelle loro possibilità, quello degli uffici comunali che sono coinvolti, a cominciare, come si diceva prima, dai servizi, dal servizio appunto sociale. Noi possiamo essere sempre al loro fianco, però se camminiamo ancora una volta insieme, forse una soluzione la troviamo. Altrimenti non lo so. Trasparenza, sindaco, andiamo a leggere anche velocemente gli altri commenti che sono arrivati. Ci sono alloggi assegnati ma con dentro solo i mobili. Lei ha il potere di requisire queste case in caso di emergenza. Martina Parisi: Loredana D'Agostino, è una vergogna lasciare famiglie con anziani e bambini per quasi 2 mesi in questa situazione di nomadismo. Martina Parisi: ancora il danno è strutturale, quindi pur facendo manutenzione il balcone sarebbe comunque crollato. Nessun agente immobiliare è stato disponibile ad affittare, a parte la casa che mi ha fatto vedere l'altro giorno, ma era enorme e con lavori da fare. Andiamo a leggere magari qualcun altro. Agata Barbagallo: ma quanto tempo devono ancora aspettare? Sono già passati 2 mesi. E Carmelo e Agata Torrisi: sindaco,
Va bene, continuano quindi a reclamarla. Poi Agata Barbagallo, in 2 mesi quale soluzione ha trovato? Lei chiuderli in una stanza e basta, deve trovare un tetto dove possono stare. Allora, io, se lei mi permette, visto questo, allora in questo momento, vede, io penso, da me vengono anche le persone che purtroppo non hanno casa, che li hanno sfrattati, che sono in una situazione di difficoltà. Cioè, noi stiamo concentrandoci su un fatto che è avvenuto per un fatto traumatico e si è creato un disagio. Ma sia ben chiaro, non sono gli unici casi di disagio. E sarebbe offensivo nei confronti delle tante persone che stanno cercando una casa e che purtroppo il comune tante volte non può aiutare. Di tanti che vengono a cercare aiuto perché non hanno un lavoro e non sanno come sfamare i loro figli, anche questi andrebbero aiutati. Quindi, con equilibrio, penso che sia la cosa migliore. Cioè, cosa voglio dire? Ci sono tante case in affitto, sì. Perché questa gente che ha la casa libera non pensa di doverla affittare a queste persone? Noi possiamo fare da garanti, ma non siamo, mi dispiace dirlo, l'agenzia immobiliare. Ok, noi non possiamo andare a imporci su una cosa del genere. Noi cerchiamo di facilitare. Abbiamo parlato con tutti i mediatori, non faccio i nomi. Sanno che devono aiutarci a trovare una casa per queste persone. Però ripeto, io conosco persone che purtroppo si trovano in condizioni di disagio e non è la circostanza per cui ci si trova senza casa che può fare la differenza. È una situazione spiacevole che dobbiamo risolvere, ma che non riguarda purtroppo solo queste persone. Loro hanno una possibilità in più perché il fatto che è avvenuto li mette in una condizione di essere aiutati prima e parimenti prima degli altri. Però ripeto, non abbiamo le bacchette magiche, non esistono, esiste soltanto la forza e la volontà di dover andare avanti. Un tetto, si diceva, non è certamente quell'alloggio la situazione migliore e ne siamo consapevoli. Le case sfitte vengono occupate abusivamente, risponderei ai signori che me lo chiedono, e questo non aiuta la gente quando c'è bisogno. Io vorrei ricordare che questo comune dal 92 non aveva una graduatoria aggiornata di chi ha diritto a una casa popolare, e oggi è stata fatta, insomma, a breve uscire la graduatoria aggiornata. Assolutamente, ma a quel punto diventa facile, perché se io ho una graduatoria, appena qualcuno la occupa abusivamente, io so chi deve uscire e chi deve entrare. Invece questa era una terra di babbene, questa era una terra dove appena c'era una casa sfitta si andava ad occupare, questa era una casa in cui se c'erano dei mobili dentro, ed è vero quello che dice la signora Martina, ma qualcuno a me me lo deve mettere nero su bianco e per iscritto, e io faccio fare tutti i controlli di questo mondo. Ma se non c'è la capacità di dire dove sono le case sfitte, indirizzo, non voglio nome e cognome, indirizzo e piano, mandiamo i vigili urbani e facciamo le verifiche. Questo deve avvenire se si vuole andare oltre le parole. Se poi vogliamo dire che ci sono le case sfitte, eccetera, sì, noi le posso dire che una ce l'hanno segnalata recentemente e stiamo facendo fare i controlli. E quindi non mancherà a me o all'amministrazione o al comune fare la propria parte. Però, ripeto, non è una parte che può essere solo a senso unico, o c'è qualcuno che deve risolvere tutti i problemi per trovare la soluzione. La soluzione si deve trovare da parte di tutti. Ognuno deve collaborare, e soprattutto per il futuro, se vogliamo evitare che a presentarsi di casi simili ci ritroviamo nello stesso modo, occorrerà che ognuno rispetti un minimo le regole. Chi ha bisogno di una casa deve avere una graduatoria e deve averla. Io a questo riguardo approfitto per dirle che appunto lo IACP di Acireale qualche giorno fa ha firmato il contratto con la ditta che dovrà realizzare gli alloggi e un finanziamento dell'assessorato regionale alle infrastrutture, una cosa che da tanti anni questa città aspetta che vengano completati. Finalmente sembra che ci stiamo orientando a questo, quindi grazie a questo finanziamento regionale dovrebbero da qui a poche settimane cominciare i lavori per completare i 60 alloggi di via Trieste. Spero che la graduatoria che stiamo facendo e gli aventi diritto cominceranno ad avere finalmente questa casa e che si cominciano a liberare case che sono probabilmente, è vero, che sono rimaste lì perché le persone c'erano prima, poi magari possibilmente vi sembra male non darla al figlio che però possibilmente se n'è andato a lavorare a Milano. Queste cose succedono, è vero, ma per andando in chiusura,
Sindaco, intanto Alfio Giuseppe Grasso voleva fare un commento, credo, finale. Credo avesse chiesto preciso, la parola. Preciso, la signora Martina ha ragione. Io non ho fatto un discorso generale, so che qualche famiglia, in particolare quella sua, era in regola. Hai capito? Cioè, Martina, lo so che lei è fino a novembre avete pagato anche lo IACP, però lo IACP a noi ha risposto in una maniera che, se vuole, poi gliela mostrerò la lettera. E io so che lei paga, ma lo IACP ci ha detto che fondamentalmente è come se fossero tutti abusivi e alcuni in fase di regolarizzazione, però senza spiegarci chi. Leggiamo appunto il commento, Martina appunto diceva: io non sono abusiva e sono comunque con gli altri ancora sfollata, quindi abusivi o no, io ho mandato già l'indirizzo, c'erano dentro solo i mobili. Ed è probabilmente l'indirizzo che noi stiamo andando a fare controllare. Alfio Grasso. Sì, volevo chiedere, visto che magari lei, il sindaco, ha detto che si è messo nelle mani di mediatori, che la cosa più ovvia e naturale da fare, qualora ci fosse, ecco, possibilità che qualcuno privato all'infuori di questo giro possa avere, diciamo, una casa, un alloggio a disposizione, anche brevemente ovviamente, come funzionano le rassicurazioni del comune, quali sarebbero, dando per scontato l'albo, la comunicazione che ha dato lei attraverso le fonti ufficiali? No, avviene molto semplicemente: se c'è un privato che vuole affittare la casa, assolutamente lo contatterà anche il comune, che in questo caso si fa da facilitatore rispetto al raccordo tra la famiglia e il proprietario. E all'interno di questo contrattino che si va a fare, si potrà inserire che il comune pagherà direttamente, quindi l'affittuario scriverà che il comune paghi direttamente al proprietario di casa la somma che ha messo a disposizione. Quindi il proprietario ha altri vantaggi, mi permetto di dire, perché a parte l'importo, che è importante, grazie all'emergenza abitativa potrà pagare sul contratto una cedolare secca del 10%, quando non si è in una situazione di emergenza, se non ricordo male, è il 21 o il 22%. E inoltre sull'IMU sull'IMU avrà uno sconto, addirittura non so se totale o significativo, rispetto all'IMU che deve pagare al comune, in quanto in questo caso fa fronte a un'emergenza abitativa. Quindi il proprietario, oltre alla somma che percepirebbe prevista per l'affitto, ovviamente, mi permetto di dire, ma già la signora Martina in particolare lo aveva fatto, se nell'affitto io devo mettere 20 o 30 euro in più perché magari non si arriva con la somma data dal comune, ma io credo che quando questi concittadini abitavano nella loro casa, a parte chi pagava in qualche caso allo IACP la somma, quella che era irregolare, ma insomma io nella mia abitazione un minimo faccio fronte a delle spese, no? Quindi ipotizzare che se il comune dà, faccio un esempio, 300 euro per un immobile, ne vogliono 320. Dico, non credo e spero che non sia questo il motivo per cui non si affitta la casa. Ciò detto, ripeto, il comune si fa garante nei loro confronti di essere quello che per cassa ogni mese pagherà la quota d'affitto, e in più il proprietario di casa avrà quei vantaggi di cui vi dicevo prima, sia sull'IMU che sulla cedolare secca che va a applicare. Il contributo era per 6 mesi, rinnovabili per altri 6. Non sarà questo comune sordo all'eventualità che ci siano problematiche anche dopo quel periodo. Cercheremo sempre di non abbandonare queste famiglie, come tutti coloro che purtroppo tanti e sempre più, vista la crisi, bussano alle nostre porte. Però ripeto, bisogna partire. Se dobbiamo trovare queste case, veramente faccio un appello ai proprietari di casa, faccio un appello a chi può mettere a disposizione delle case per queste persone. Hanno loro la necessità, è evidente, stanno vivendo un momento di disagio, è altrettanto evidente, però se non c'è chi fa l'offerta, chi si propone, chi dà una disponibilità, perché tenere le case chiuse quando si ha la possibilità di concederle? Dico, io attiverò veramente, se non si trova una soluzione, attiverò tutte quelle che sono le mie possibilità per trovare soluzione, compreso
come ho fatto ad esempio nei confronti dello IACP di Acireale, requisire uno degli immobili e farmi carico di pagare quello che era l'affitto previsto e dandolo a una delle famiglie. La stessa cosa spero di poterne trovare altre, ma soprattutto mi auguro, ripeto, che i proprietari di casa si facciano parte diligente e diano la disponibilità. Noi come comune ci facciamo in qualche modo da garanti a che questa cosa possa avvenire nel modo migliore e corretto come è previsto. E lo speriamo, sindaco, anche noi. Bene, il tempo a nostra disposizione è finito. Io ringrazio nell'ordine Alfio Previtera per averci illustrato, insomma, i progetti futuri e nell'immediato, diciamo, l'immediato futuro. E grazie al sindaco Angelo Danna e grazie ad Alfio Giuseppe Grasso per trattare, insomma, per continuare a trattare questa vicenda. Grazie a tutti e tre. Grazie a voi e speriamo veramente che si possano superare le difficoltà. Noi, ribadisco, veramente ci muoviamo a volte con tante difficoltà di natura economica, di natura organizzativa, di contesto in cui dobbiamo operare, però credo che la presenza ci sia, ecco, questo è quello che io vorrei un po' far capire. Non è scontato, non è scontato perché altrimenti non sarebbe vero, ecco, se si desse per scontato non sarebbe la verità. Io penso che noi dobbiamo fare la nostra parte e vogliamo che i nostri concittadini, compresi appunto i signori di cui abbiamo parlato prima, possono anche loro trovare presto una adeguata e idonea collocazione abitativa. Grazie ancora Rita, volevo semplicemente dire, ringraziare dell'invito e aggiungere a quello che egregiamente ha detto il sindaco una cosa. Io credo che una comunità unita possa e debba trovare una soluzione, perché in questo senso credo che il mondo del volontariato sia emblematico nel trovare soluzioni molto difficili. Allora l'appello mio è quello che la nostra comunità si apra a queste situazioni di estrema urgenza. Grazie ancora del vostro invito. Grazie a voi e grazie, insomma, per il lavoro che svolgete quotidianamente. Buona serata. Buonasera. Buonasera anche a voi, ciao Rita. Grazie. Staremo sul pezzo, come si dice in questi casi. Esattamente, grazie a te. E adesso, dopo lo stacchetto, seconda parte della nostra trasmissione. La seconda parte del punto web è dedicata questa settimana alla letteratura, nello specifico a un libro scritto a due mani da Giovanna Criscuolo e Filippo Di Mauro. Noi abbiamo in videocollegamento Giovanna Criscuolo, che ciao, Rita. Saluto e mi scuso anche di averla fatta attendere finora. Diciamo intanto che Filippo Di Mauro, che doveva essere con noi, ha avuto un problema personale e quindi non potrà purtroppo essere presente. Speriamo in futuro magari di recuperare questa intervista anche con lui, perché, come mi dicevi, purtroppo finora in tutte le interviste non è potuto essere presente. Beh, in realtà purtroppo per me, perché mi lascia, come si suol dire, sedotta e abbandonata. Scusate, questa è la fuccia del mio cane che puntualmente, quando io ho da fare una diretta, una cosa, si avvicina per avere le coccole, quindi vabbè, il bello della diretta. No, dicevo che in realtà è un uomo molto impegnato, quindi non lo fa perché non lo vuole fare, molto semplicemente a volte non si conciliano gli orari, molto semplicemente. Grazie. Quindi finora, diciamo, ho fatto levecio per tutti e due. E allora, prima di parlare appunto del libro, vediamo un'anticipazione, poi ci spiegherai che cos'è. Frigo. Un brivido le scorre lungo la schiena. Di nuovo la sensazione di inquietudine.
Allora, questa, diciamo che parliamo di questa presentazione intanto, Giovanna. Sì. Allora, in realtà è un teaser che ho voluto realizzare chiaramente a casa, insomma non è fatto da un professionista, però dico, visto che ormai si vive molto di immagini e anche quando si legge un libro si vede, no? Nel senso che chi lo legge crea una propria immagine anche dei personaggi, della storia, dei luoghi, eccetera, eccetera, ho voluto un po' stuzzicare in qualche modo la curiosità del pubblico o comunque insomma di chi vede il teaser, nella speranza appunto che poi voglia approfondire in qualche modo l'argomento. Non dice niente, non svela niente, se non due frasi praticamente estrapolate dal libro, per fare intuire intanto la suspense che c'è soprattutto dopo le prime pagine del libro. E anche insomma questo respiro, questo sospiro molto profondo che è sicuramente importante all'interno della storia che raccontiamo io, che abbiamo raccontato io e Filippo. Allora, il libro appunto è Rifrangenza, noi l'abbiamo qua, lo facciamo vedere anche proprio, ecco, una foto. Sì. Una bellissima copertina con uno dei miei colori preferiti, peraltro, e intanto appunto un libro interamente scritto a quattro mani. Mi dicevi che proprio l'avete insomma scritto proprio veramente insieme con Filippo Di Mauro. E noi Giovanna Criscuolo la conosciamo, io non mi sono dilungata diciamo a presentarla perché la conosciamo bene come attrice, che inizia la carriera appunto da attrice a 18 anni e insomma da lì poi una carriera in cui ti vediamo alternare ruoli leggeri e ruoli anche impegnati. Diciamo come, sì. Mentre Filippo Di Mauro Di Mauro è conosciutissimo soprattutto nella nostra zona, quindi insomma quello è conosciuto come l'uomo dai capelli dritti, dai capelli in aria. è un docente universitario e fino al 98 studia e vive a Londra. Attualmente invece docente universitario, mi pare a Messina, mi pare di aver capito, e autore anche di opere teatrali e paroliere italiano. E vediamo, forse abbiamo anche una foto di Filippo Di Mauro. No, non ce l'abbiamo, vabbè. Dopo lo possiamo vedere, insomma, per quello che... per la foto, però si capirà sicuramente chi è. Intanto diciamo come nasce invece l'idea di scrivere questo libro. Guarda, diciamo che l'idea nasce da Filippo, innanzitutto. Io e Filippo ci conosciamo dai tempi in cui io andavo a fare la speaker radiofonica in noto Lido della nostra zona, dove lui era semplicemente un cliente. E io lo andavo a disturbare con il microfono in diretta insomma, perché è una persona veramente molto, molto simpatica, con la battuta sempre pronta, molto cordiale. Questo ha fatto sì che si formasse una grande amicizia tra le nostre famiglie, tra me e Filippo, fino al quando, diversi anni fa, parecchi anni fa, abbiamo scritto insieme uno spettacolo che è Viaggio Leggendario, che abbiamo portato in scena proprio a Giarre. E poi un giorno lui mi disse, dove tra l'altro lui, pur non essendo attore, oltre autore, era in scena con me, che parlava praticamente di tutte le tradizioni, ma soprattutto delle leggende siciliane. E abbiamo continuato a frequentarci, insomma, anche a casa sua e via dicendo. Un giorno mi disse, senti, facciamo un'altra cosa insieme. Dico, va, un altro spettacolo è complicato perché tu sei sempre impegnato, io pure sono ai tempi, insomma, si lavorava bene a teatro e quindi ero anche molto impegnata. E allora lui ha detto, ok, allora raccontiamo una storia e la scriviamo semplicemente. Quindi è tutto partito da lui. Io all'inizio, sinceramente, ho sgranato un po' gli occhi perché scrivere un libro non è semplice, cioè ci sono delle tecniche particolari, c'è un abbiamo trovato, eccolo, una foto esatto, in cui non si vede, perché
Esattamente, però insomma abbiamo chi lo conosce sicuramente lo riconosce qui. Assolutamente sì. E a tal proposito, a proposito appunto anche di scrittura, io un ringraziamento particolare lo voglio fare alla mia amica di sempre, Emanuela Trovato, che tra l'altro è docente, laureata in letteratura, che mi ha dato una mano nella prima parte per quanto riguarda anche la correzione dei libri, no? Lei è stata la mia prima critica in qualche modo, e mi diceva: no, guarda, sistema questo, sistema quell'altro, la punteggiatura è qui, la punteggiatura, quindi un occhio critico esterno che mi ha aiutato tantissimo, e quindi chiaramente la ringrazio fortissimamente. E l'idea del soggetto di chi è? Sempre di Filippo, l'artefice è tutto lui. Lui era la mente e io il braccio. Ci compensiamo per questo io e Filippo. Lui è un uomo di grandissima fantasia. E secondo me ogni tanto da questa grandissima fantasia c'è sempre un fondo di verità, ma io non dirò qual è il fondo di verità di questo libro. Non possiamo svelare, insomma, no, troppo. Assolutamente no, assolutamente no. E quindi sì, la soggetta è stato suo, quindi lui mi parlava, mi diceva: sai, possiamo raccontare questo, possiamo raccontare quello. Io prendevo appunti, memorizzavo, poi andavo a casa, mettevo nero su bianco, ritornavo a casa sua, rileggevamo insieme: no, questo non mi piace, questo lo dobbiamo sistemare, questo lo dobbiamo castare, questo lo dobbiamo sviluppare. E quindi è stata una bella esperienza che è durata comunque un anno, perché anche se è piccolino, anche se è un romanzo breve, soprattutto cioè io sono neofita nel settore editoriale, chiaramente è stata una fatica. Anzi, forse ancora di più il concentrare chiaramente tutto quanto, forse in un testo poi volutamente breve, perché mi dicevi sì, che è stato volutamente, cioè l'idea di non fare un romanzo, diciamo, un mattone, ecco. Sì, esatto. Sì, è stata una cosa voluta, innanzitutto perché il nostro obiettivo è quello in qualche modo di agganciare un po' il lettore, no? Io sono una grande lettrice di libri, soprattutto di thriller psicologici, perché insomma è un genere che a me piace molto. Rifrangenza è un thriller psicologico, però mi capita a volte, non spesso, ma a volte mi capita di leggere dei libri anche di autori magari non conosciutissimi, dove ci sono tante lungaggini, che a volte portano un po' fuori e magari ti portano a, come dire, a sospendere quel capitolo, a riprenderlo con fatica, perché è un po' complicato. E allora io ho detto a Filippo, dico: guarda Filippo, noi dobbiamo scrivere comunque un libro agile, un libro che si legge tutto ad un fiato, e effettivamente ci siamo riusciti, nel senso che chi l'ha letto, una delle prime cose che dice è: l'ho letto tutto ad un fiato, cioè nel senso nel giro di pochissimo si legge, sia per la brevità, ma in realtà anche perché evidentemente è abbastanza, come dire, abbastanza agile anche nella lettura. Scorrevole, esattamente. Ecco, cioè, bravo, non mi veniva la parola scorrevole, grazie. Prego. E ogni capitolo appunto è studiato in modo tale che si voglia poi andare a leggere il successivo. E possiamo definirlo un romanzo noir? Beh, diciamo che in qualche modo sì, lo è effettivamente. Oddio, scusate il filo. In qualche modo è un noir, però in realtà è un noir che si sposta più sulla psiche, sulla psicologia, dove chiaramente i colpi di scena non mancano, non devono mancare, e dove in particolar modo, come dire, viene approfondita un po' la mente umana, soprattutto quando si parla di ricordi, perché noi spesso teniamo i ricordi più belli, però quelli brutti tendiamo a dimenticarli, ma in realtà facciamo finta, perché in realtà non si può dimenticare una cosa brutta, facciamo finta che non sia mai accaduta, facciamo finta che quella cosa non ci interessi, un po' come accade alla protagonista Rita, vedi, si chiama come te, ma a un certo punto
insomma, questi ricordi brutti, causati tra l'altro dalla morte del padre, ritornano a galla. Quindi diciamo che la mente umana. O anche un modo di proteggersi, forse di Sì. autoconservarsi, quindi è Sì, una non a strategia. caso, guarda, non a caso Rita abbiamo voluto far fare la prefazione al professore Palmeri, proprio per professore Agostino Palmeri, proprio per questo motivo, perché lui è un neurologo, tra l'altro, quindi chi meglio di lui poteva farci la prefazione e ci ha dato questo onore, ed è stato un onore anche. Come dire, sentire che abbiamo toccato dei punti molto interessanti, senza cadere nel banale, ma che insomma c'è stato uno studio. A questo punto io sono stata anche molto fortunata perché Filippo, essendo un medico, mi ha dato anche delle dritte non indifferenti da sviluppare. Abbiamo sviluppato insomma delle cose interessanti che mi ha detto lui e che poi anche per mia curiosità personale sono andata un po', come dire, a Ad studiare. approfondire. Mi piace, per esempio, ci sono diverse citazioni nel libro. Una ad un certo punto è quella di Einstein, in cui una nota citazione: tutto è energia e questo è tutto quello che esiste. Sintonizzati alla frequenza della realtà che desideri e non potrai fare a meno di ottenere quella realtà. È vero, guarda, scusami, non ho il Covid, Grazie. no, ho fatto il test gratuito, il tampone gratuito, tutto a posto, Posto, screening fatto. tutto a posto, no, allora, Einstein era Einstein, non diceva cose a casaccio, è vero, sintonizzati sulla frequenza che vuoi, e otterrai quello che vuoi, significa anche, e io ci credo perché è un fatto proprio di energia, che se tu ti concentri sulle cose negative, purtroppo quelle cose negative accadono. Basta concentrarsi non su quello che non si vuole, ma su quello che si vuole, perché l'universo, che è come dire, una calamita di energia, se tu continui a dire non voglio questo, l'universo non recepisce la parola non voglio, la negazione non l'accetta, di conseguenza cosa percepisce? Soltanto la parola voglio. Quindi se tu dici non voglio essere triste, l'universo percepisce voglio essere triste e quindi diventerai triste perché nel frattempo c'è una frequenza talmente forte tra l'essere umano e l'universo che quella cosa accade. Quindi Einstein, insomma, aveva il suo perché, ecco. La sapeva lunga, La diciamo. sapeva lunga, la sapeva lunga. Andiamo al titolo, perché rifrangenza? Anche questo l'ha scelto Filippo, perché noi Ecco. abbiamo scritto il libro, dico ok, tutto a posto, tutto pronto. Dico, sì, ora il titolo. E lui mi ha detto, guarda, rifrangenza. Io devo essere sincera, all'inizio ho storto un po' il naso, perché dico, ma sai, non lo so, rifrangenza. Non è un titolo che acchiappa, che ne so, tipo il delitto di via vattela a pesca, una cosa del genere, no? Che magari attira di più chi è amante del genere. E invece lui mi ha detto: no, rifrangenza è perfetto, perché tra l'altro, insomma, rifrangenza in fisica non è altro che l'arte di un oggetto, di un fascio di luce, di rifrangere appunto attraverso una, come dire, una parete che possa essere per esempio un vetro, eccetera, eccetera. Ed è in realtà quello che, diciamo, quello da, la, la rifrangenza è quella da cui parte tutta poi la vera storia, è il vero rapporto tra Rita e Filippo, che sono i due protagonisti. Io devo dire che ho iniziato a leggere questo libro il mese scorso. Sì, il mese scorso, poi insomma l'ho concluso per una serie di vicissitudini qualche tempo fa. Però sin da subito è un libro che comunque mi ha emozionato e mi ha in qualche modo, diciamo che ci sono, ritrovo qualche parte di me. Ora, a parte il nome della protagonista Rita, però c'è qualche parte della vicenda che mi emoziona perché la trovo insomma vicina magari alla mia storia personale.
E quanto c'è invece di voi nei protagonisti del romanzo? Guarda, c'è tanto dal punto di vista fisico. Sappiate che io ho descritto Filippo così come nella vita Filippo Di Mauro, cioè il personaggio si chiama Filippo, perché ho detto, guarda, siccome secondo me dobbiamo, voglio giocare su questa cosa, perché Filippo è un uomo intanto molto, come dire, intelligente, e quindi so che posso scherzare su questa cosa, una persona molto colta, che ha questa abitudine di mettere questi vestiti sgargianti, soprattutto nel periodo estivo, un po' sui generis, e quindi dico, guarda, quale occasione migliore se non quella di andare a descriverti fisicamente in qualche modo. Per quanto riguarda me, sì, c'è qualcosa in realtà di mio. Allora, una cosa di mio è per esempio il fatto che Rita è avvocato, ma io avrei voluto esserlo, mi ero pure iscritta, mi ero data due materie, quindi diciamo questa cosa un po' mi è tornata. Dico, almeno lei facciamola diventare avvocato. Almeno lei. E poi in realtà di personale, proprio di molto molto personale, c'è la lettera che Rita ritrova per caso. Rita non ha un buon rapporto con la madre, perché non ha accettato che dopo la morte di sua madre si sia rifatta una vita, e quindi non ha più nessun tipo di rapporto già da diverso tempo. Casualmente trova una lettera che la madre le aveva scritto quando ancora lei era nel pancione, quando ancora lei non era nata. E quella è una lettera che realmente io ho scritto a mia figlia prima che nascesse. Ho sentito all'epoca questo bisogno, perché purtroppo spesso capita che i rapporti umani si interrompano, capita che madri, padri, figli non si parlino più nel tempo, si creano delle barriere anche, no? Delle barriere anche di silenzio, ecco, in famiglia, e allora a quel punto ho detto no, prima di tutto io ho la necessità di fare sapere a mia figlia che a qualsiasi cosa accadrà nella vita lei è stata voluta, è stata amata, che io la amo incondizionatamente. E questo passaggio, che a un certo punto aveva bisogno di questo passaggio il libro, e allora ho detto, sai che c'è, che io metto la lettera che ho dedicato a Elena, la inserisco qui e faccio sì che sia stata la madre a scriverla a Rita quando era ancora nel pancione. E quindi qualcosa l'abbiamo anche svelata, insomma, del libro, l'abbiamo spoilerata, come si dice. Ma non troppo, no, non abbiamo detto tanto. No, abbiamo detto comunque un elemento importante sicuramente del libro. E invece quanto ti è servita la tua esperienza teatrale nella scrittura? Beh, mi è servita tanto, più che, diciamo la scrittura mi è servita, la scrittura teatrale mi è servita, perché io sono anche un'autrice di testi teatrali, anche di monologhi, insomma, perché me li scrivo da sola quando faccio gli spettacoli da monologhista. Quindi diciamo che, tra virgolette, la fluidità un po' della, soprattutto dei dialoghi mi ha aiutato tanto, anche perché essendo attrice prima che autrice, mi facevo un film mio, cioè io vedevo, come dicevamo poco fa, le immagini di quello che stavo scrivendo, cioè era una scrittura anche per immagini. Effettivamente, leggendo le pagine del libro andiamo anche a vedere dei quadri di colore, ma anche poi dei quadri anche di sapori, di odori. Cioè, abbiamo un po' la percezione di tutti questi sensi. Sì, anche questo, insomma, è stato voluto fortemente, no? Perché questa è un'altra cosa che mi è stata detta da quasi tutti quelli che hanno letto. Devo dire che quelli che hanno letto, che poi hanno commentato, hanno recensito anche su Facebook, insomma, sui canali social, il libro hanno avuto tanti punti in comune. Uno di questi è il fatto di narrare la Sicilia
attraverso gli odori, attraverso i sapori tipici della nostra terra, senza mai andare a identificare un luogo. Però questi odori, si parla della granita, naturalmente tipica nostra, siciliana, e chi lo ha letto, soprattutto magari quelli che sono fuori dalla Sicilia, che per motivi di lavoro, insomma, che non vivono più qua, hanno risentito quei sapori, hanno sentito nuovamente quegli odori della loro terra, che, insomma, alla quale non sono molto legati, ma da quale sono anche molto distanti, dalla quale sono molto anche distanti per motivi magari appunto per di lavoro. Motivi, sì, di causa maggiore. Vediamo anche, ti è arrivato un saluto intanto. Ciao Giovanna, ciao Ezio Graziano. Grazie Ezio. Giuseppe Guglielmino, buonasera. Salve Giovanni. Giuseppe, buonasera, buonasera, intanto grazie, grazie Ezio, è un fan accanitissimo, che ovunque sono mi segue, quindi lo ringrazio sempre per l'affetto. Ezio, però ti devo dare una brutta notizia, sogno maritata, quindi... Diamo questa cattiva notizia. Diamo questa notizia. In diretto. Spezziamo un cuore così. Esatto. E appunto a proposito di Sicilia abbiamo anche poi delle nozioni proprio su dei luoghi, anche delle nozioni vere e proprie, delle descrizioni accurate. Perché? Sì, accurate perché ci sono alcune, ci tenevamo particolarmente con Filippo a descriverlo, a descrivere i luoghi, perché spesso noi siamo i primi siciliani a non conoscere spesso la nostra terra, o magari conoscere un luogo solo per una cosa, quando in realtà c'è tanto altro da vedere e da sapere. Quindi c'è un momento in cui c'è proprio la necessità, anche per chi legge non necessariamente debba essere siciliano, anche per attirare un po' l'attenzione di chi non è siciliano e che magari vorrebbe conoscere meglio la Sicilia, al di là di Ormina, al di là di, insomma, dei luoghi più luoghi, esatto, esattamente, sì. Al di là, diciamo, delle rotte, quelle che sono più tipiche, insomma, della Sicilia. E poi intanto Ezio Graziano ti scrive che non è geloso. Ne parlerò in casa, Ezio. Okay. E Paolo Midolo, o Midolo, grande Giovanna. Grazie, grazie Paolo, grazie mille. Un altro grande protagonista di questo libro è il tempo. Cioè il tempo scandisce tutti i capitoli di questo libro. Sì, il tempo, hai fatto un'osservazione che mi piace molto. Hai detto bene, il tempo è importante, il tempo perché si passa dal passato al presente, a quello che è, a quello che è stato e a quello che potrebbe essere. Importante. Inevitabilmente il tempo ci condiziona, a volte non ci rendiamo conto dell'importanza del tempo che abbiamo a disposizione. E quindi questo fare un po' a volte avanti e indietro all'interno della storia è anche per fare capire gli sviluppi di una vita, di come è andata e di come sarebbe potuta essere. E poi altre protagoniste sono le auto d'epoca in questo romanzo. Sì. Sì. Le auto d'epoca sono delle protagoniste molto importanti, che all'inizio del libro sembra che siano così, semplicemente degli oggetti costosi e basta. Ma in realtà in ognuna di loro ha una storia, ma non posso dire altro. Intanto dalla regia, dalla nostra regia, la copertina ha un significato specifico, complimenti comunque. Sì,
Sì, la regia lo vuole sapere. Ecco. Perché mi ritrovo il punto web, la regia, intanto. Sì. Assolutamente ha un significato specifico. Intanto vedete che la in copertina c'è una Mini Minor che è una delle auto protagoniste. Poi si vedono delle nuvole. Il colore scelto, che è quello dell'azzurro, non è casuale, perché è un colore, vedete che è tra il cielo e il mare, e c'è una motivazione per cui sono stati scelti questi colori. E soprattutto quest'auto che improvvisamente sembra svanire. Basta. Ma basta, non ti salvo t'accattare un libro, ecco. Ecco, diciamo appunto la regia, Salvo Faro, ha fatto una domanda comunque acuta, che sì, infatti, ha dato modo di analizzare altre caratteristiche del libro. Assolutamente sì. Nel libro poi ci sono tante tematiche, si tratta dell'amore sotto diversi punti di vista, quello filiale, quello sensuale, quello amicale, sì, le relazioni, fino all'esasperazione delle relazioni, che poi è la violenza sulle donne. Sì, dunque è un amore, è detto benissimo, che è un amore universale, un po' a tutto tondo, a 360 gradi. Di conseguenza parlo sì della violenza sulle donne, ma abbiamo tentato, scusate, io parlo sempre al singolare perché sogno sempre sola, però abbiamo, sì, è tutto però... ovviamente insieme a Filippo. Ecco. Filippo esiste, diciamo che esiste. Esatto. No, abbiamo toccato l'argomento della violenza sulle donne in due momenti, uno cruciale per la storia, poi in realtà sono entrambi cruciali. Uno riguarda proprio il rapporto di coppia durante tra le mura domestiche, ecco, nel rapporto di coppia proprio tra marito e moglie. E un altro invece è in un altro momento della storia molto importante, che tra l'altro sarà un momento in cui la vita di Rita che si sconvolgerà, perché credeva di aver conosciuto Filippo, ma a un certo punto pensa che non sa più con chi ha parlato fino a quel punto, fino a quel momento, perché una cosa è sicura, che possiamo dire che tra Rita e Filippo non c'è nessuna storia d'amore intesa come rapporto di coppia, però vengono... come dire, vengono toccati questi punti, il rapporto di coppia, un rapporto, un matrimonio non proprio andato benissimo, questo rapporto filiale, Rita ha un rapporto molto particolare, molto un legame molto forte con il padre, e ce l'ha tuttora, cioè ce l'aveva quando era piccola, ma non ha mai smesso di avere questo legame così forte, e senza saperlo anche con la madre, solo che appunto purtroppo poi quando si diventa adulti questo amore viene modificato in qualche modo, o ce ne si dimentica. Spesso capita che diamo per scontato scontati alcuni rapporti, alcuni sentimenti. Esatto. Bene, io chiudo leggendo gli ultimi commenti che sì, arrivano. Intanto, Angelo Arena, ciao Giovanna, il libro è bello, ma Filippo com'è nel privato? Scusa Angela, io ti rispondo, ma questo la voglio sapere, voglio sapere la motivazione della domanda. Arrivano proprio domande personali. No, domande personali. Allora, nel privato Filippo è assolutamente una persona speciale. È infatti... diciamo che Filippo è una persona speciale intanto perché non dice mai di no a nessuno, la sua porta così come il suo cuore è sempre aperto, se c'è qualcuno che ha bisogno di parlare va da lui, se qualcuno ha bisogno di stare in silenzio va da lui, se c'è qualcuno che ha bisogno di ascoltare va da lui, perché lui è un ottimo oratore ma anche un ottimo uditore, nel senso che ascolta molto le persone, quindi per me poi in particolar modo insomma
mi lega un affetto molto molto sincero a lui e ovviamente alla sua famiglia, alla sua splendidissima moglie. E poi Ezio Graziano dice che lui l'ha comprato il tuo libro sicuramente, e poi c'è Giuseppe Faro per completare la famiglia Faro che ti fa i complimenti perché stai bene con i capelli lisci, Giovanna. Quindi Grazie. Ma che è il padre, il fratello, chi è? Il il padre Giuseppe Faro, lo padre. Ah, Giuseppe! Ah, ho capito, ok. Bene. Giovanna, io credo che abbiamo un po' sviscerato quello che si poteva chiaramente dire e anticipare del libro. Chiudiamo dicendo, se c'è un messaggio che voi, insomma, avete voluto dare tramite questo libro. Ma guarda, il messaggio è sicuramente quello di crearsi il proprio destino. È vero che a volte le cose accadono, però ci sono due modi di reagire, di subire il destino o semplicemente di mangiarlo vivo e quindi di dire aspetta, se questo è il destino, è questo e non mi piace, allora come dire, me lo riformulo io, me lo gestisco io, modello come più mi piace. Bene, grazie Giovanna di Allora, essere stata. posso anche ringraziare la casa editrice Ali Ribelli. Scusami, Rita, io te la devo fare una domanda. Ma così sta sdorubando? Perché io sento dei rumori molesti in sottofondo. Sono insomma de delle interferenze, Vedi, delle sarà il libro perché il libro parla un po' di interferenze. una serie di cose, insomma. No, a parte gli scherzi. Allora, volevo ringraziare la casa editrice Ali Ribelli che comunque ci ha dato l'opportunità di appunto di editare questo libro e non è semplice perché spesso, insomma, delle persone che si approcciano per la prima volta non hanno queste possibilità. Invece Ali Ribelli lo fa con ovviamente se il prodotto piace naturalmente, e quindi ringrazio veramente questa casa editrice. Tra l'altro si può acquistare il libro direttamente presso la casa editrice o anche tramite Amazon, insomma ci sono tantissimi modi online, chiaramente ormai si fa tutto online, e c'è cioè sia la versione cartacea oppure chi ha un ebook c'è anche la versione ebook. Ecco. Ecco, Sottolineo che infatti. ebook, non faccio nomi, ebook significa che puoi scaricarlo sì a 2,50 euro, ma devi avere l'ebook per leggerlo. Veramente, hai fatto bene ad evidenziare tutte queste cose e Esatto. chiaramente a dire come si può acquistare il libro. Tra l'altro la trama e quindi la sinossi, scusami, sto sistemando il sindaco d'Anna, Caparica finisce e non finisce mai. Lo so, no, dicevo, se andate sul sito e cliccate rifrangenza, su Ali Ribelli, cliccate rifrangenza, c'è anche la sinossi del libro e quindi potete leggere un po' la trama, diciamo. Intanto, proprio in chiusura assoluta, Ezio Graziano chiede se c'è la versione audio, però ci No, potresti pensare. la versione audio in realtà non c'è, no, la casa editrice non ha ritenuto per questo libro fare la versione audio, ma soltanto ebook e versione cartacea. Grazie per la domanda perché effettivamente in tanti me l'avevano anche chiesto e bravo Ezio. E beh, con la tua interpretazione chiaramente si potrebbe anche pensare, insomma, una cosa del genere. Grazie a Giovanna Criscuolo e a Filippo Di Mauro, che lo salutiamo, appunto stasera non ha potuto essere con noi. E insomma, speriamo Filippo di. è sempre con noi, Sempre con sempre. noi. Speriamo, insomma, di ritrovarlo la prossima volta, oppure nel proseguo del libro, chissà. Chissà, e perché hai detto il proseguo del libro? Brava, bello, mi piace, in chiusura mi piace questa cosa del pizzicolio che non si capisce. Beh. Va bene, Rita, io intanto ti ringrazio perché sei stata molto carina, gentile, affettuosa come sempre. Nei miei confronti, quindi grazie tante, ti ringrazio anche da parte di Filippo che ho sentito poco prima e si scusa appunto per la sua assenza. E un grande bacio ovviamente a tutti, insomma, coloro che ci
che ci stanno guardando, grazie a Salvo, comprati il libro, tanto ormai sei tutto, anche a Giuseppe, insomma, allarghiamo la famiglia, ecco. Infatti, infatti. Intanto vediamo appunto questo grande assente, Filippo, in questa foto. Però ti devo dire che pure nella sua assenza... Nella sua assenza è presente, perché regalate conforto, non distanze, mi sembra un'ottima chiosa per questo nostro appuntamento. Direi proprio di sì. Grazie a Giovanna Criscuolo. Buona serata. Basta, non dico più niente. Basta. Ciao. E adesso stacchetto e andiamo all'ultima parte del nostro programma. E l'ultima parte del punto web è dedicata questa settimana ai consigli di lettura che ci darà Sandy Sciuto, giornalista che conosciamo bene, che collabora spesso con noi, inaugura in questo modo la collaborazione con la seconda stagione del punto web. Buonasera Sandy. Buonasera Rita e buonasera a chi ci sta seguendo. Come stai? Abbastanza bene, grazie. Tu come stai? Bene, anche io, grazie. Noi facciamo finta di non esserci sentite prima, almeno tipo 300 volte. Diciamo, Sandy, tu chiudi questa puntata, quindi dulcis in fundo, arrivi tu e ci dai insomma dei consigli positivi appunto di lettura. Intanto inizia ovviamente tu, ne devi parlare tu quindi. Rita, io ho cercato di fare una selezione, di scegliere dei libri anche di vario genere, libri che ho letto e libri che vorrei leggere, quindi ti parlerò di 6 libri, di cui 3 già li ho letti e li consiglio, e gli altri 3 che invece vorrei leggere che o sono in libreria o che devono uscire. E partirei, se tu sei d'accordo, dai libri che consiglio perché li ho letti. Andiamo quindi ai primi 3 libri che hai letto. Il primo libro che ti propongo è quello di Jo Evan, Se c'è un posto bello sei te. Conosci Jo Evan, Rita? Veramente no, parte la mia ignoranza letteraria. Ma... È un poeta social, possiamo definirlo così. Jo Evan si è fatto conoscere infatti per essere un poeta che ha condiviso le sue poesie sui social, su Facebook e su Instagram. Ricordo di aver letto qualcosa ovviamente da te. Credo che avessi pubblicato sì, perché io l'ho scoperto un giorno di tanti anni fa proprio sui social e da allora mi sono appassionata a quello che lui scrive. Le poesie che scrive sono molto semplici, con un linguaggio anche usato molto semplice e comprensibile, a volte sono versi sciolti, a volte sono versi in rima, e Se c'è un posto bello sei te è solamente l'ultimo libro che è l'ultimo libro che Jo Evan ha pubblicato dopo tutta una serie di libri, ed è una vera e propria raccolta di poesie. Poesie in cui Jo Evan invita a volersi bene, ad accettarsi, poesie sull'amore. Poesie sull'amore e tanto altro ancora. E lo consiglio perché appunto è un libro di poesie, quindi non affatica, ed è un libro che può piacere a tutti perché tratta comunque argomenti universali. E poi c'è una curiosità su Jo Evan, anzi due. Jo Evan è stato il poeta citato da Elisa Isoardi quando si è mollata con Matteo Salvini, c'è stato lo scandalo di quella foto su Instagram, e inoltre sì. Jo Evan non è solamente un poeta, ma è anche un musicista, fa anche delle canzoni. L'ultimo suo singolo è Glenn Miller. E questo è il primo libro, ed è un libro di poesie. Andrei al secondo libro. Peraltro non è, insomma, la poesia oggi come oggi non è particolarmente, insomma, è un po' più un prodotto di nicchia, possiamo dire, non è sempre apprezzata.
E quindi insomma è bello anche dare dei consigli di libri di poesie. Tu peraltro ricordo che hai attenzionato più volte la poesia. Io penso che la poesia non sia per tutti. Oggi ci sono tanti che scrivono poesia, però in realtà che in realtà secondo me non è, ecco, non tutta è poesia. Sono d'accordo, la poesia è stata sottovalutata in questi anni, eppure è vero però che oggi se ne fa anche un abuso, si mette tutto in versi, ma a volte poi vari Neruda o Emily Dickinson non ci sono più, ecco, o comunque sono da ricercare, sono nascosti, non sono ancora noti o famosi, anche perché anche nel 2021 la poesia passa da Instagram, quindi deve essere in un certo senso instagrammabile. Jo Evan l'ha capito e quindi ha unito la sua capacità di scrittura alla necessità di dire delle cose ai social. Passiamo quindi al secondo libro, che un altro libro che hai letto. È un altro libro che ho letto e ho scoperto questo scrittore su Instagram, è uno scrittore pugliese. Il libro che vi propongo è Francesco Muzzopappa, appunto, un uomo a pezzi, ed è un libro di racconti. Muzzopappa è uno scrittore molto ironico e autoironico, e infatti nel libro racconta di sé. Ci sono spaccati della sua vita, racconta da quando dalla Puglia, da Bari è andato a Milano, racconta del rapporto drammatico e traumatico col barbiere di Milano e racconta poi del rapporto d'amore con Carmen, che non è una fidanzata qualunque, ma dei precisi gusti. È vegana, quindi lo porta a mangiare semi di qualsiasi tipo e inoltre è una che ricicla. Quindi significa che una cerniera che dovrebbe in realtà essere buttata, se passa nelle mani di Carmen viene ad essere riciclata e magari diventa un alberello di Natale da incorniciare e da regalare. E Muzzopappa racconta questo. Questa copertina vuol dire qualcosa, Sandy? No, in realtà no, fa capire un po' che il senso del libro è come quando appunto apri una bottiglia e fai uscire tutto quello che è il suo contenitore, no? Come un po' il vaso di Pandora, è un po' questo il senso della copertina, almeno io l'ho letto così, l'ho considerato così. Tra l'altro, incuriosita da lui, da come scrive, da quanto è autoironico, ho letto anche un altro suo libro che è una posizione scomoda, in cui racconta tutt'altra storia, non c'è nulla di autobiografico e mantiene sempre questa ilarità e questa leggerezza nel raccontare storie ed è molto bravo, è molto promettente pure, scrive anche per bambini, quindi Muzzopappa è da considerare ed è consigliatissimo. In questo caso Un uomo a pezzi, ma anche gli altri suoi libri sono veramente veramente belli. Terzo libro letto. Il terzo libro si tratta di Paolo Genovese ed è Supereroi. Paolo Genovese è il regista di Perfetti Sconosciuti e al momento sta girando anche il film sul primo libro che ha pubblicato, cioè Il primo giorno della mia vita. Supereroi di che cosa parla? È un romanzo ed è molto bello, a me è piaciuto tantissimo. Racconta la storia d'amore tra Marco e Anna. Sono due ragazzi che si incontrano per caso, sono completamente opposti, lui è un professore di fisica, quindi è più razionale, ha un approccio razionale alle cose, ritiene che il tempo non esiste. Anna invece è una disegnatrice di fumetti, tra l'altro, quindi il suo è un mondo completamente diverso, fatto alla giornata, fatto di ispirazioni, di sensazioni. I due si incontrano e nasce un amore. Perché il libro si chiama Supereroi? Perché Paolo Genovese sostiene che ad oggi, per stare insieme, bisogna essere dei supereroi e quindi affrontare tante sfide, ma non le sfide quelle enormi, potenti, ma anche quelle semplici, no? Affrontare una lite, affrontare la scelta di avere un bambino, la scelta di andare a vivere insieme o di sposarsi o semplicemente di convivere. E perché si intitola pure così? Perché è la stessa protagonista
che nel momento in cui ha una grande promozione e riesce quindi a fare dei libri con il suo nome e cognome, si inventa proprio i supereroi, raccontando la storia d'amore tra lei e il suo Marco. La cosa bella del libro, sai qual è pure, Rita? Che il libro è scritto un capitolo che si basa sull'oggi, sul 2021, un capitolo che invece va a ripercorrere gli anni degli inizi, quindi è tra flashback e presente, ed è davvero molto bello, io davvero lo consiglio. C'è una curiosità su questo libro, Rita, che già Genovese ci ha girato il film, ed è un film con Alessandro Borghi, mio preferito da sempre, e Jasmine Trinca, ed è un film che dovrebbe uscire nel 2021. Io consiglio il libro perché davvero si legge subito ed è veramente veramente bello. E questi sono i libri che io ho letto. Hai letto. Gli altri libri che dovrebbero invece uscire, di cui io sono al momento molto desiderosa di leggere e di avere, sono tre. Vado con il primo, che è quello di Guido Catalano, Fiabe per adulti consenzienti. Anche qui Guido Catalano è un poeta diverso da Joe Evan, è torinese. E Guido finora ha scritto solo poesie. Questa volta in questo libro, sempre per Rizzoli Editori, si cimenta in fiabe per adulti consenzienti. Vuol dire che sono appunto dei racconti sotto forma di fiabe, in cui però l'autore cerca anche di mettere della maliziosità o comunque di creare anche dei fraintendimenti, delle favole che possono anche non finire bene, come anche dice il sottotitolo, e il libro uscirà a febbraio. Sottotitolo che non vediamo benissimo, lo zoomiamo, dice: l'importante è saper ridere anche senza lieto fine. Sì, la particolarità di Guido Catalano è proprio questa, di parlare di cose anche mettendoci dell'ironia, e quindi è davvero bravo. Io non so se tu l'hai letto, lo conosci, Rita, però io lo apprezzo da sempre e non vedo l'ora di leggere queste fiabe. Il secondo libro è di un altro mio amatissimo scrittore, che è Gianrico Carofiglio. Gianrico Carofiglio si dà ai gialli, è lui che si è inventato un altro commissario, e questa volta si cimenta nello scrivere di una donna che è Penelope in questo caso. Il libro si intitola appunto La disciplina di Penelope, ed è un libro scritto per la prima volta in prima persona, ed è Gianrico Carofiglio che parla come se fosse Penelope, e quindi è una sfida che lo scrittore si è dato in questo caso. E io amo Gianrico Carofiglio alla follia, e quindi non vedo l'ora anche in questo caso di leggerlo. È un giallo, quindi c'è un'indagine da fare, si andrà a scoprire qualcosa, e soprattutto si scoprirà pure se Carofiglio sa parlare come se fosse una donna e conosce le donne a tal punto da poterne parlare, no? da poter scrivere parlare come fosse loro. Una donna. E quando uscirà, Sandy, questo di Carofiglio? Il libro è già uscito. Ah, è uscito. Ieri è già uscito, sì. E poi l'ultimo, che è già anche uscito, sul quale molti scrittori, amici di questa scrittrice hanno dato parere favorevole sui loro social, parliamo appunto di Antonella Lattanzi, Questo giorno che incombe. Il libro su cosa si basa? Si basa su una storia di cronaca nera accaduta quando la stessa scrittrice era giovane, piccola, e abitava nella sua palazzina. Un evento proprio che è accaduto nella sua palazzina, quindi la scrittrice cosa ha fatto? Ha ripreso quell'evento e su di esso ci ha costruito la storia di una famiglia, raccontando anche la maternità tra insicurezze e quella che è la quotidianità. Di vivere in un matrimonio che non rende felice e di dover allo stesso tempo accudire e dare un'educazione, una formazione ai propri figli. È stato subito ben accolto, scrittori come La Ciabatti, come Missiroli, parliamo di scrittori che sono arrivati finalisti al premio Strega
ne hanno ben parlato e io sono incuriosita, perché quando gli scrittori parlano bene di un'altra scrittrice e di un altro libro, vuol dire che merita. Quindi non vedo l'ora. Sarà anche il primo della Lattanzi per me, perché io non ho mai letto nulla di suo. Cosa stai leggendo, Sandy, in questo momento? Al momento ne ho iniziati un paio, ma non li ho finiti, perché ero molto curiosa, però ora come ora sono con Cesare Cremonini. Cesare Cremonini durante il periodo natalizio ha rilasciato un suo libro che si intitola Let Them Talk, e in realtà è un'autobiografia che passa dalle canzoni che ha scritto. Ogni capitolo si intitola come una sua canzone e racconta sia come è nata la canzone, ma sia anche lo spaccato di vita che stava attraversando in quel momento. Ed è molto interessante, perché ritrovi il cantante che scrive la canzone, lo ritrovi scrittore, perché c'è proprio quel modo di scrivere, quello stesso uso delle parole, e io lo leggo e mi sembra di sentire Cremonini che invece parla, che mi parla e mi racconta queste cose, quindi è molto bello. E tra l'altro il libro ha anche la prefazione di un nostro collega, che è un critico musicale abbastanza affermato e noto, che è Michele Monina. E devo dire che finora, io non l'ho ancora finito, però finora Cesare merita come cantante, sta meritando come scrittore. Quindi anche come scrittore. E noi questa puntata abbiamo dedicato ampio spazio appunto alla letteratura, non so se hai seguito prima la presentazione del libro di Giovanna Criscuolo e Filippo Di Mauro. Ti ha incuriosito un po' questa presentazione? Sì, mi ha incuriosito, ma soprattutto quando tu hai parlato che arriverà un secondo libro, cioè che aspetti un prosieguo, mi ha fatto capire che questo non termina lì, cioè che porta il lettore a chiedersi e quindi cosa succederà. È molto interessante, mi è piaciuta anche la domanda che ha fatto Salvo sulla copertina. Sì, sì. Anche a me. Sandy, noi come sempre ti ringraziamo, tu sei un vero e proprio jukebox letterario in questo caso, no? Perché veramente davvero i tuoi consigli sono veramente sempre mirati, competenti, e sicuramente ci invogliano anche a leggere e a leggere sicuramente tu spazi, ecco, da un genere all'altro, da un autore all'altro, quindi noi siamo felici chiaramente di questa collaborazione e del fatto che sei sempre disponibile. E questo jukebox letterario, ma poi sei anche musicale, perché sappiamo che sei anche una bravissima critica appunto musicale. Grazie Rita, non me l'aspettavo. ti ringrazio. Ma per chiuderti venia, no, scherzo, questo perché lo penso davvero, altrimenti chiaramente non ci terrei così tanto alla tua presenza. E grazie per questi consigli. Insomma, che appunto, come ho detto prima, ci spingono a leggere questi libri. Sandy, grazie, l'ora tarda mi fa confondere. Quindi purtroppo niente. La pandemia non ci ha abituato più alle ore tarde, possiamo dire così. Intanto Marcello Mazzari, che io saluto, altro giornalista che collabora con noi. Lo saluto anche io. Appunto la pagina sportiva, dice c'è un nuovo look in città. È stato notato anche, ciao Rita, grandissima, ciao Sandy. I tuoi boccoli, Sandy, sono stati notati. Sono stati notati, sono contenta. Bene, io ringrazio Sandy Sciuto, appunto critico musicale, letterario, giornalista pubblicista, che da poco ha avviato peraltro diverse collaborazioni con nuovi quotidiani e nuove testate. Quindi grazie e buona serata.
Rita, io ringrazio te per l'ospitalità e per aver confermato questa collaborazione e ringrazio il tuo team, chi ci ha seguito. Non vedo l'ora di ricevere vocali o anche solo commenti su qualche libro che hai letto, di quelli che ho consigliato, così ne parleremo insieme. Ti auguro una buona serata e a presto. E alla prossima. Grazie a Sendisciuto. Grazie a voi, buona serata. E questo era l'ultimo intervento per oggi. Io, come sempre, vi ricordo che potete rivederci sia sulla nostra pagina Facebook, il punto punto web, che su 01TV, che su GS Produzioni Video. Vi comunico una cosa importante: la prossima settimana il punto punto web non sarà di venerdì, ma di sabato, allo stesso orario, quindi sempre alle 19:30. Grazie per essere stati con noi, per essere intervenuti. Io ringrazio la regia di Salvo Faro, ringrazio Giuseppe Le Cause per 01TV e Giuseppe Faro per i contributi video. Grazie, buona serata, buon fine settimana.